Allora, signore e signori, buonasera, grazie per essere venuti qua stasera. Io ringrazio... Scusa. Buonasera a tutti. Ma cos'è? Buonasera a tutti. Soprattutto devo solo dire che stasera è una riunione incontro indetta dal comitato per Spinetta. No, per, devi tenerlo proprio così. Se ne ha dato un po' sta roba. Indetta dal comitato per Spinetta. E oggi, 28 maggio 2015, ha essenzialmente lo scopo di ottenere allora, lo scopo di ottenere informazioni, chiarimenti e alcune soluzioni sui problemi del sobborgo di Spinetta da parte del Signore, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato l'invito. Importante è parlare della viabilità. Il primo tema è quello non credo della il primo tema delle strade. No, non è possibile, ho letto il volantino, si trova in difficoltà. Allora, la premessa sulla viabilità e sulle strade è questa: prima di parlare della viabilità e delle strade del sobborgo di Spinetta Marengo è fondamentale portare a conoscenza dei partecipanti a questo incontro la presente richiesta. Noi proponiamo uno studio progetto generale della viabilità e delle strade di Spinetta in funzione della percorribilità del contenimento della velocità di transito dei veicoli e infine in funzione dell'aumento della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Ciò al di là dei problemi singoli che vengono esposti a mo' di esempio di studio e di possibile realizzazione. Non serve una riunione, basta fare un giro. Non serve fare una riunione. Lei non interrompa che adesso io devo fare un giro, abbiamo cose più importanti da parlare. È importante la viabilità. Ma c'è un po' che devo parlare. Lei non si capisce quello che dice. Lei deve parlare. Non si capisce quello che dice. Non si capisce. Oh, quella cosa si chiama microfono, dal 1969. Ossia dalla nascita dello stabilimento Michelin italiano. Da 21 anni pensionato e al mese di gennaio 2015 iscritto al comitato e collaboratore. Questa sera ho il compito di moderare, introdurre e coordinare l'incontro, prima però porgo il benvenuto al comitato e alla popolazione, se non che al nostro sito, come ho già fatto. A seguito ci informa e chiarisce sui problemi del sobborgo in programma. Al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato, che è quello di svolgere l'incontro con regolarità, introduco specifico quanto segue. L'incontro organizzato dal comitato è stato indetto e organizzato per informare gli spinettesi. Tenuta in debito conto l'importanza degli argomenti, non viene tollerata l'interruzione di ciascun relatore
se non dopo l'esposizione di fatti e circostanze del relatore stesso. Le domande rivolte al relatore vengono annotate in sequenza su apposito foglio, per cui ciascuno dei relatori avrà il modo e il tempo per rispondere adeguatamente. 3 minuti di tempo per ogni domanda. A conclusione dell'incontro, se ci sarà il tempo a disposizione, potranno essere esaminate domande particolari comunque attinenti agli argomenti della serata. Quando finisce la serata non ho capito. Dobbiamo subito introdurre un problema molto importante. La viabilità è le strade a Spinetta Marengo, che abbiamo già trattato in buona parte in altri incontri. Il 6 febbraio 2015 è stato valutato quello che era già stato proposto in precedenza, nel dicembre, quando io non ero ancora presente nel comitato. Comunque, dai precedenti incontri le proposte emerse riguardanti la viabilità di via Genova per aumentare sicurezza dei pedoni e contenere la velocità di transito dei veicoli furono applicazione, questi a dicembre, applicazione del limite di velocità degli autoveicoli da 50 a 30 km all'ora, realizzazione di una pista ciclabile in via Genova, senso unico in via Romera da via del Ferraio verso via Genova. Nell'incontro del 6 febbraio l'assessore Ferralasco aveva superato le precedenti proposte ed aveva illustrato il programma di studio di una prima tranche di opere in via Genova, a partire dall'incrocio di via Frugarolo sino al passaggio a livello delle ferrovie dello Stato, consistente in 5 passaggi pedonali, 5 dossi, 40 dossi. 5 dossi della lunghezza di 5 metri cada uno. 40 dossi, chi lo paga? Via Romera viene resa a senso unico da via Gambalera all'accesso a via del Progresso, alla quale non c'è più accesso da via Genova, ossia dall'incrocio di fronte al passaggio a livello. Operazione da eseguire in via sperimentale. Il commissario De Micheli, per quanto attiene l'accesso e l'uscita dalla piazza delle scuole medie, ha suggerito di fissare quello di accesso a piazza, alla piazza da via Genova come senso unico, per evitare affollamento in prossimità del passaggio a livello mentre le altre auto entrano ed escono dalla piazza in via Perfumo. Arretramento di 10-12 metri della striscia a terra dello stop davanti alle sbarre del passaggio a livello, per consentire all'autobus di curvare da via del Progresso a via Genova. L'ingegner Ferralasco ha fatto presente che tutte le opere indicate sono fattibili per la fine di settembre corrente anno, se perviene il consenso della popolazione. Aveva anche indicato che i 5 dossi assumono orientativamente un costo cada uno di euro 8.000 per un totale di euro 40.000. Nello stesso incontro. Nello stesso incontro del 6 le conclusioni furono: quando i tecnici del comune ed i signori assessori verranno a conoscenza della definitiva realizzazione delle opere e dei costi di spesa, informano il comitato e lo stesso provvede ad informare la popolazione di Spinetta. Il comitato ha approvato la proposta comunale del 6 febbraio nella riunione del 27 febbraio 2015. Fotocopia del promemoria da
datato 27-2-2015 è stato consegnato agli assessori Ferralasco Marcello e Lombardi Claudio e al commissario della Polizia Municipale De Micheli Gianfranco. La riunione del 27-2-2015 è stata positiva ed in conclusione sono stati approvati dai partecipanti spinettesi sia i lavori di via Genova descritti il 6-2-2015 sia la proposta del geometra Rivera. E quindi la votazione della riunione è risultata aderenti al comitato 26, non aderenti al comitato 10, totale 36. A questo punto è necessario chiedere al signor Sito se la proposta avanzata dall'assessore Ferralasco Marcello viene resa fattibile nei tempi e nei modi indicati e se viene considerata la proposta del geometra Rivera relativa alla riparazione dei marciapiedi di via Genova. Allora, adesso io passo la parola al geometra Rivera, il quale vi dice cosa farebbe lui per collaborare con chi riparerà i marciapiedi. Qui siamo in un tema molto importante, perché qualcuno è già accaduto. Innanzitutto il geometra Rivera è contrario a quei disturbi che ci sono là in fondo, perché è maleducazione rispetto a tutti gli altri che stanno zitti e che stanno ad ascoltare. Primo. Secondo, il geometra Rivera sul tetto ha proposto quanto segue per gli... e gli viene data la parola da Repetto per i passaggi pedonali, che è logico inserire anche nel programma le riparazioni dei marciapiedi, anzi io personalmente le ritengo che siano prioritarie agli altri lavori, in modo che i pedoni, essendo interrotta la strada, anche chi va in bicicletta possa passare su un marciapiede sicuro senza rompersi le gambe o l'osso del collo. Posso dirvi, in base all'esperienza, non voglio dire quale sia stata la mia esperienza nel campo edile, perché quasi tutti mi conoscono. E sapere che la spesa per l'eliminazione delle parti ammalorate, perché non è tutto il marciapiede da rifare, ci sono solo delle parti ammalorate, che con 7-8 mila euro si possono fare senza demolire tutto il marciapiede, signor sindaco, perché ci sono delle parti che sono ancora buone ed è inutile buttarle via, ecco. Il comitato e la popolazione chiedono di procedere ed intervenire prima che si verifichino altri infortuni per cadute, perché qualcuna c'è già stata, ma le abbiamo tacitate, non dicono niente e belle cose. Poi problemi marciapiedi, sì. Ah no, c'è la via Cortigliona. Cioè il cemento del sindaco qual è? Sì, naturalmente noi abbiamo, io ho avuto la richiesta di un incontro pubblico e abbiamo risposto naturalmente positivamente, ci siamo accordati, pronti a rispondere sulle questioni che riguardano il sobborgo, che riguardano le scelte che hanno ricaduta sul sobborgo di Spinetta e naturalmente non solo. Quindi siamo qui disponibili a rispondere alle domande che ci avete posto e ad un confronto che sia un confronto aperto, che non si esaurirà naturalmente nella serata di questa sera, perché alcune cose sono proposte che ci sono state fatte e che riteniamo di prendere in considerazione e di vagliare. Lo studio di cui avete parlato è un tema
che avete posto dobbiamo approfondire, vediamo come parteciparlo nel più ampio modo possibile, possiamo anche coinvolgere l'università, credo che l'assessore Lombardi abbia comunque già aperto un'interlocuzione in quel senso e anche in relazione agli interventi che avete citato e che comunque sono nel piano programma dell'amministrazione, che naturalmente sino adesso non abbiamo ancora potuto fare, ma poi il vice sindaco dirà sia sulle questioni puntuali che avete posto, sia sulle tempistiche, fermo restando che insomma non vogliamo prenderci impegni che definiscano una data, sapendo che c'è un'elasticità anche rispetto al fatto che dobbiamo andare in approvazione del bilancio di previsione, quindi come dire, ci prendiamo l'impegno a dare un periodo di massima entro il quale inizieranno i lavori e entro il quale termineranno, pronti a ritornare per la verifica anche non solo del progetto ma anche dall'andamento dei lavori, se la collaborazione che il comitato vorrà fornire all'amministrazione nell'ambito anche di un confronto costante e continuo, può essere elemento utile anche a verificare l'impostazione dei lavori, il loro andamento, il cronoprogramma, una verifica puntuale, quindi noi siamo assolutamente, assolutamente disponibili. Così come anche alcune questioni che riguardano la viabilità e le normative e anche le sanzioni eventualmente che da esse ne derivano, so che ci sono luoghi e frazioni e credo che possa essere il caso anche di Spinetta in cui vengono richiesti per esempio i velocchi che hanno peculiarità legate a normative di legge che devono essere rispettate, perché se la strada non è in categoria di scorrimento non è possibile mettere postazioni che non prevedano la presenza degli agenti, però sono tutte cose che possiamo vedere, cercare di individuare una soluzione, confrontarci e ritornare qui per dire che cosa si fa, in quali tempi, come la presentazione dei progetti. Naturalmente io non sono qui per eludere anche domande di altro tipo, perché naturalmente siamo disponibili, abbiamo tutta la disponibilità a fornire delle elucidazioni, chiarimenti, documenti, cronoprogrammi e quant'altro, non ci sottraiamo, quindi io so che ci sono problemi legati agli investimenti sulla manutenzione che riguardano le strade, ci sono anche altri problemi, io non ho diciamo certo tema di confrontarmi, per cui siamo disponibili a tutto campo. Sulle questioni puntuali che riteniamo essere questioni naturalmente di interesse comune e questioni non rinviabili, ripeto, ci metteremo d'accordo rispetto alle tempistiche, rispetto al cronoprogramma che possiamo mantenere, anche perché tutte le volte che si decide una programmazione legata ai lavori, per le questioni che abbiamo vissuto anche in questi anni, verifichiamo di avere le risorse per poter iniziare i lavori e pagare le imprese che fanno i lavori, perché altrimenti io preferisco dire non ce la facciamo e piuttosto che prendersi degli impegni o che non vengono mantenuti o per i quali non si hanno le risorse per pagare le persone che lavorano. Quindi noi siamo disponibili, ci piace l'idea di intervenire su alcune questioni che avete posto, credo che alcune questioni che vanno anche verificate tecnicamente in senso unico che avete citato con i vigili non siano irrealizzabili, non abbiano diciamo conseguenze nel cambio di organizzazione viabilistica. Darei la parola al vice sindaco per quelle questioni puntuali, sapendo che assessore Lombardi stasera non è qui perché ha un'influenza e l'assessore Ferralasco anche non ha potuto essere qui, ma di queste questioni in generale, poi ce ne sono alcune puntuali sulle quali ci riserviamo di fare delle verifiche e rincontrarci una seconda volta. Ripeto, questo incontro non sarà esaustivo di tutte le problematiche, probabilmente dovremmo vederci anche a breve, vederci ancora e non ci sono problemi. Anzi, io sin d'ora su questi problemi, come su altri, propongo anche la modalità
di partecipazione allargata, e se il comitato per Spinetta o i rappresentanti che si deciderà possano rappresentare, diciamo così, un'interazione, una collaborazione sulle questioni che riguardano il sobborgo, questa come altre, io sono disponibilissima a trovare una modalità anche di lavoro comune e che ci sia una rappresentanza di cittadini a sovraintendere rispetto alle questioni che sono state poste o altre che verranno, non ci sono problemi. Io passerei su queste prime questioni puntuali che riguardano tempistiche, programmazione, lavori e finanziamenti, passerei la parola al vice sindaco. Su successive questioni naturalmente sono pronta a rispondere. Importante, secondo il mio punto di vista, è quello di riparare i marciapiedi. Ma ci pensa Cociv, stai tranquillo, ci pensa Cociv, siamo a posto con Cociv. Bisogna far dimettere il comitato. Non abbiamo neanche un paese, Io rispondo puntualmente alle questioni che sono state poste dal punto di vista tecnico. Mi pare di aver compreso che uno dei problemi principali che viene citato è quella di Via Genova. Ora, per quanto riguarda Via Genova, voi sapete che il tratto di competenza dell'amministrazione comunale va, venendo da Alessandria, da dopo Via Folgarolo in avanti. Quindi diciamo che nel tratto tra Via Folgarolo e il passaggio di livello potrebbero essere installati tre dossi di quelli che avete proposto, e secondo me altri due potrebbero essere proposti dal passaggio a livello in avanti verso l'Itta, per un totale appunto di 5 dossi. Nel momento in cui venissero realizzati questi dossi di cui abbiamo parlato, si potrebbe realizzare in modo significativo in via Genova la zona 30 che avete richiesto. Sul discorso dei marciapiedi, ovviamente l'intervento è fattibile. Personalmente ritengo che sarebbe opportuno fare un intervento più consistente, che non solo di intervenire su quelle parti meno malorate, ma già che si fa l'intervento, io credo che in quel tratto che va dalla, diciamo, da via Perfumo fino all'asilo, almeno ci siano degli interventi che veramente pongano rimedio all'ammaloramento che c'è stato in questi anni. Una questione che non è stata citata espressamente questa sera, ma che era presente nel promemoria, era il discorso della pista ciclabile. Voi sapete che già all'inizio degli anni 2000, era stato presentato un progetto che complessivamente prendeva in esame il rifacimento di Via Genova, che tra l'altro prevedeva appunto la pista ciclabile. Chi è meno, chi ha la mia età o comunque un po' più della mia età, ricorderà perfettamente che la reazione e l'accoglimento da parte degli spinettesi di quel progetto fu un accoglimento negativo, nel senso che si disse che la realizzazione della pista ciclabile in qualche modo creava dei problemi di viabilità, perché abbiamo fatto tutte le misure del caso. Per fare una pista ciclabile bisogna necessariamente consentire la sosta solo ed esclusivamente su un lato di Via Genova, e questo oggettivamente toglierebbe una serie di posti macchina che invece, mi pare di aver capito fin dall'epoca, gli spinettesi apprezzano che continuino ad esserci. Un'altra questione su cui bisognerebbe però avere un consenso, comunque un confronto più ampio con gli spinettesi, riguarda via Mauro Era e il senso di marcia di via Mauro Era,
che in qualche modo è legato all'ultimo tratto di via Romera che voi chiedete venga destinato a senso unico, il che potrebbe determinare, se quest'ultimo tratto di via Romera venisse appunto definito come senso unico, un maggiore utilizzo di via Maruera da parte dei residenti e non. Questo in qualche modo determinerebbe la necessità di effettivamente di mettere un senso unico in via Maruera, perché non è pensabile che quella strada, stretta com'è, possa sopportare un doppio senso di marcia, soprattutto di fronte ad un aumento del numero di veicoli che potrebbero transitare. Non lo sa. Per una parte. Ma per una parte, c'è per una parte. Questa è la richiesta che viene da lei, io mi confronto con le richieste che vengono. Se la richiesta, se ho capito bene, è quella di fare un senso unico che da via del Ferraio vada via Genova, questa è un'ipotesi che io preferisco confrontare in modo più ampio con i residenti, per non trovarmi il giorno dopo la decisione ad avere a che fare con dei mugugni di chi invece ritiene che questa non sia una scelta opportuna. Un'altra questione che è stata posta riguarda, non questa sera ma nel promemoria, riguarda via Gambalera, se ricordo bene. Via Gambalera non è una via ad alto scorrimento e quindi è solo attraverso la presenza di un vigile è possibile utilizzare autovelox e altri meccanismi simili. In via Gambalera l'unico modo per cui si può intervenire per ridurre la velocità è la stessa cosa che abbiamo ipotizzato su via Genova, e cioè la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali rialzati che obblighino i veicoli a limitare la propria velocità. Un'altra questione che non è stata sollevata in questa sede, ma che io ritengo opportuno trattare in questa sede, è il discorso di via della Stortigliona. Io credo che opportunamente il Comitato abbia detto che il problema non è tanto quello di stabilire se essa sia comunale o meno, ma il problema è quello di capire come intervenire su questa strada. Intanto io credo che, così come è stato fatto 20 anni fa, bisognerebbe meglio motivare il perché dell'intervento su via della Stortigliona, che non è semplicemente il fatto che 10 cittadini trovano agevole utilizzare via della Stortigliona per andare a lavorare. Il problema è, come si scrisse 20 anni fa, che via della Stortigliona nei fatti rappresenta una circonvallazione naturale per Spinetta Marengo, il che nel momento in cui venisse utilizzata a pieno potrebbe consentire di evitare che una serie di veicoli che sono indirizzati verso Frugarolo, Bosco Marengo ed oltre attraversino Spinetta. Allora, in questo senso, il ragionamento è che è presente in Consiglio Comunale, verrà sicuramente trattata al prossimo Consiglio Comunale, che dovrebbe essere nei primi giorni del mese di giugno, il passaggio a comunale della strada, e subito dopo noi cercheremo di trovare le risorse per fare un intervento almeno tamponatorio per la strada, perché un intervento complessivo su questa strada si aggira sui 150-200 mila euro, che in questo momento noi non abbiamo a disposizione. Alcuni che sostengono la necessità di utilizzare le risorse che vengono dalla coltivazione delle cave, noi ricordiamo a costoro che quanto viene ricavato annualmente dalla coltivazione di queste cave, tenuto conto che una parte
di questo ricavo va alla regione, solo una parte rimane all'amministrazione comunale, si aggira intorno ai 10.000 euro all'anno. Scrivilo tu. E sapendo che il ricavato degli anni 2010 e 2011 non è stato introitato dalle casse comunali, ma è andato all'organismo straordinario di liquidazione, perché apparteneva a quella parte antecedente al dissesto del comune di Alessandria, vuol dire che su questo ci sarebbe una disponibilità intorno ai 40.000 euro. Certamente questa è una somma che verrà utilizzata, ma noi cercheremo di trovare anche risorse ulteriori per fare un intervento che da subito consenta la viabilità su quella strada, nel senso che io ho detto poc'anzi. Io non ricordo altre questioni tecniche che siano state poste nel... per quanto riguarda i tempi, noi intendiamo stanziare le risorse nel prossimo bilancio di previsione, che dovrebbe essere approvato entro la fine di giugno, e quindi riteniamo che entro la fine dell'anno i lavori possono essere, se non realizzati, quantomeno appaltati, e tenuto conto di quelle che sono, possono essere le condizioni del tempo, al più presto arrivare alla realizzazione degli stessi. Se c'erano bicchierini non è superato. Non andrei a parlare dei due esempi, perché l'abbiamo già citati, via Maruera e via... Tutti, Non ne parliamo. Però su via Stortigliona possiamo fare un intervento? Adesso? È possibile? Il nostro problema è quello di dire due parole sulle case. Dice due parole sulle case. Oh, finalmente. Noi non sappiamo molto sulle case, perché basta venire alle riunioni, abbiamo fatto, c'è dai condizioni, giornali, dai convegni, dagli incontri, così non abbiamo partecipato. Dovete informarvi allora, però, prima di dare la disposizione. Ma mica loro non c'è niente. No. Chi c'entra? No, Io mi limito. Il presidente è ardito, non il signore, quindi non è mio poi non signore. Cioè, non facciamo chi è il presidente? Chi è ardito? Là. Non parla il presidente, che cazzo parla il suo cuore? C'è un presidente in questo comitato, che non sono i signori. Chi è? No. Hai fatto bene, sei benvenuta. È il presidente. Adesso noi come comitato cerchiamo di dire questo. Che i signori non sono dell'amministrazione, sono del comitato. Ma non male. Chi è che li ha eletti? Scusate. Cioè, non prendi a parola. Alberto, scusami, sei presidente. Un po' di movimento lì che non conviene. Ma chi è questo presidente? Scusate, se parlate tutti insieme non si capisce niente. No, anche se c'è parliamo. Qualcuno che vuol parlare a nome di un gruppo, basta alzare la mano. Ma se parlate tutti insieme non si capisce niente. È questione di educazione. Scusate un attimo. Adesso finisci un attimo di parlare sul repetto. Io quello che volevo dire non mi ha lasciato, ma perché per entusiasmo. Io tanto volevo ringraziarvi perché eravate qua, volevo ringraziare il sindaco, volevo ringraziare il signor Repetto perché, e il signor Rivera, perché hanno portato avanti questa cosa a nome mio. Io sarei il presidente di questo comitato, quindi tanto vi ringrazio. Seconda cosa, volevo chiedervi questo: noi stiamo segnando dei nomi, possibilmente cerchiamo nella tempistica entro le 10 minuti dopo le 10 di incominciare a fare un'apertura al pubblico delle cose. Quindi chiedo anche al signor Repetto di essere un attimino più inciso. Grazie. Devo solo porre delle domande alle quali penso venga data una risposta molto semplice. C-
ci siamo chiesti e ci chiediamo cosa sta accadendo con le cave denominate Bolla e Guarasca 2. No, anche uno. Zona Spinetta alle spalle del Polo Chimico e la Clara è buona alle porte di Alessandro. Queste costituiscono un fatto. L'impatto ambientale, se vengono usate, io non lo so, non è ancora definito tutto, è preoccupante e crea un problema con il COCI, il quale chiede l'utilizzo anticipato delle due cave spinettesi e della Clara e Buona, inserendole nei primi due lotti, visto il no per ragioni giuridiche eccetera di Tortona e Pozzolo da parte di altri. Questo è io che senatori vanno e vengono e allora non sono mai chiari. Cerchiamo di fare un po' di riusciamo a dire sono non eludo naturalmente la domanda. Sapendo che in provincia di Alessandria i siti sono almeno 12 di deposito dello smarino e delle terre rocce da scavo, e non è che ci sono comuni che hanno detto di no a Tortona, siccome c'era una cava che nel tempo non è stata controllata, hanno sversato cose che nei sondaggi fatti preventivamente hanno determinato esserci smaltimenti non controllati, e quindi non è interesse dello stesso proponente non portare lì la roba, perché naturalmente poi non si sa più chi ha messo e cosa ha messo. A Pozzolo non è che non ci sia la cava dove viene depositata la terra e rocce da scavo del terzo valico, c'è anche a Pozzolo, non è possibile metterlo in una seconda cava perché era un allargamento di una discarica già presente e quindi non c'era possibilità. Questo è il motivo per cui le cave che erano già state approvate, perché oggi noi qui ci ritroviamo, c'è giusta preoccupazione ed è da parte nostra naturalmente prioritario dare le informazioni corrette, le quali sono anche contenute nelle delibere del Comune, dove ci sono le prescrizioni che sono state poste alla conferenza dei servizi regionali che si deve ancora chiudere, perché la Regione non ha ancora detto un sì o un no. I comuni sono chiamati a dare delle prescrizioni rispetto alle cave che sono state individuate da un piano regionale vagliato dal Ministero dell'Ambiente. Quindi quel procedimento non si è ancora concluso, stanno già depositando a Novi Ligure in un avvallamento naturale, quindi lo stesso materiale, stanno depositando nella ex cava Cementir in Vallemme, è sempre lo stesso materiale, dunque c'è una procedura che non basta, infatti noi abbiamo chiesto alcune cose e proprio ieri io ho firmato una lettera insieme ad altri sindaci nella quale chiediamo al governo la nomina del commissario, chiediamo la firma del protocollo con l'ARPA, del protocollo amianto con l'ARPA, dove si determinano condizioni nelle quali si aumentino i controlli. Abbiamo chiesto all'ARPA di fare i carotaggi preventivi, quindi di fare i sondaggi nelle cave preventivi, perché naturalmente qualsiasi elemento o risultato che dovesse essere anche solo lontanamente vicino al dubbio ci indurrebbe naturalmente a presentarlo alla conferenza dei servizi in regione, e abbiamo predisposto una serie di prescrizioni e stamattina ci siamo visti con l'ingegner Mafiotti di ARPA Piemonte per mettere 100.000 euro in più rispetto ai 300.000 annuali per i controlli, che da 70 passano a 200. Abbiamo chiesto che ogni camion
del materiale derivante dallo scavo del Terzo Valico, non i rifiuti, il materiale derivante dallo scavo, lo stesso che oggi viene depositato nella cava Cementir e a Novi Ligure e ad Arquata e in altri siti, lo stesso, che sia trasportato in camion, che abbiano i GPS, siano georeferenziati e possano avere da parte dei cittadini il controllo con le webcam, che quindi possano essere controllati, perché naturalmente oltre ai controlli che deve fare ARPA, il controllo che ci deve essere è anche legato naturalmente al trasporto, che vale per i rifiuti del Terzo Valico, ma vale per ogni trasporto di materiale che viene spostato da un punto all'altro di qualsiasi tipo di opera, che sia grande o piccola. Il tema della criminalità che viene evocato è un tema che è un elemento che sempre dobbiamo tenere sotto controllo, non solo per quanto riguarda le scavazioni del Terzo Valico. Poi io so ci sono delle opposizioni al Terzo Valico, ma quella, come dire, è una questione che, poiché l'opera va avanti ed è finanziata e non è ferma e non si ferma, noi dobbiamo garantire tutti gli elementi di controllo, tutti gli elementi di controllo, perché lo ricordo, i comuni non sono chiamati a dire un sì o un no, sono chiamati a partecipare alla conferenza dei servizi dando le prescrizioni, e naturalmente quando si danno le prescrizioni si dà anche la disponibilità, a patto che. Allora, noi abbiamo preventivamente messo nero su bianco e sarà oggetto, vedo qui l'ingegner Cofano che è l'ingegnere della provincia che naturalmente sovrintende a tutte le procedure che riguardano le conferenze dei servizi per questi siti come per quelli della provincia che sono sparsi in provincia di Alessandria, e ripeto, ci sono già delle cave che stanno ricevendo il materiale del Terzo Valico in altre zone di questa provincia, quindi c'è un metodo consolidato. Non portiamo i rifiuti del Terzo Valico, perché no, qui non facciamo nessuna discarica, non facciamo nessuna discarica, va bene? Non facciamo nessuna discarica. E casomai, se avete visto quello che è successo a Tortona, è proprio perché rimangono i buchi aperti. Poi, che forse si dovesse evitare in questo paese di cavare e di lasciare dei buchi, questa è un'altra questione. Io sono d'accordo, ma scusate, i buchi delle cave che sono presenti qui da molti anni, non da due o tre anni, sono presenti qui da molti anni. Allora noi abbiamo il problema di chiuderli quei buchi, di chiuderli in modo controllato e di chiuderli in modo che siano garantiti i controlli da parte dell'autorità che deve controllare. Dal momento che ARPA è un organismo indipendente, non è un organismo dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione provinciale, è un organismo di controllo indipendente riconosciuto, e tutti quanti pensiamo che ARPA faccia un ottimo lavoro di accompagnamento ambientale, a meno che non si voglia dire che ARPA non fa un bel lavoro. Io penso che la ARPA, l'ingegner Mafiotti, che è referente per Alessandria, faccia un ottimo lavoro. Manca delle risorse, noi ne abbiamo messe, abbiamo chiesto che se ne mettano ancora. Manca del personale, perché è stato detto anche questo nella commissione che è stata fatta. Noi, siccome ARPA ci ha chiesto di mettere a disposizione anche del personale del settore ambientale della provincia, lo facciamo volentieri. L'altra cosa che vogliamo e abbiamo chiesto di fare è quella di fare un comitato aperto anche alla partecipazione dei cittadini, secondo modalità che discutiamo e concordiamo insieme, che possa fare i controlli sul materiale che arriva e sulla modalità di conferimento, che sia partecipato anche dai cittadini, perché noi non abbiamo tema che ci sia la partecipazione anche dei cittadini per il controllo. Dunque abbiamo messo 100.000 euro in più e chiediamo che se ne mettano ancora da parte del proponente per aumentare i controlli, che i controlli siano fatti
DAP perché è riconosciuto come istituto, diciamo, come l'istituzione che è titolata a fare i controlli. Che si aumentino i controlli rispetto a quelli che già ci sono, che si facciano i sondaggi preventivi nelle cave, che ad oggi il materiale cavato per i controlli che ha fatto ARPA e naturalmente il materiale che viene scavato dalla montagna ha delle vene, no? E per il momento non ci sono materiali che indichino una presenza di amianto come quella che viene evocata, che possa essere l'amianto. Hanno fatto controlli secondo, io adesso il numero dei controlli che hanno fatto non lo posso non sapere, lo sa. Ma come io sto dicendo, i controlli che ha fatto ARPA, quanti ne ha fatti? Ma non lo sa neanche. Ecco, appunto. Ecco, il signore qui, grazie. Quindi i controlli che sono stati fatti, peraltro il materiale che viene depositato a Novi come in Vallemme è un materiale controllato. Allora, noi vogliamo chiudere i buchi, li vogliamo chiudere con delle terre che siano controllate, e per fare questo mettiamo più risorse. Per fare quei controlli, mettiamo più personale a disposizione di ARPA per fare quei controlli e diciamo che siamo disponibili a aprire e costituire un comitato partecipato da ARPA, partecipato dalle istituzioni e partecipato dai cittadini che liberamente possono essere scelti da un'assemblea che si riconosca come rappresentativa. Non veniamo certo noi a sceglierli, scegliete voi i cittadini che debbano farvi parte e che possono controllare quando vogliono senza avvertire e senza preavviso. Questa è la disponibilità che noi diamo in merito a questo progetto. Peraltro le delibere che ha prodotto la giunta comunale, che sono state anche oggetto di discussione e sono visionabili sul sito, sono un elenco di prescrizioni molto rigide, che naturalmente sono al vaglio della conferenza dei servizi regionali, la quale è titolata per effetto della legge 30, che è una legge che fa sì che rispetto a questa grande opera ci sia una decisione con canali che non chiamano in causa le amministrazioni locali. Ciò nonostante, noi chiediamo che ci siano ulteriori garanzie. Ripeto, noi vogliamo georeferenziare tutti i camion che partono da di là e portano il materiale qui e che siano controllabili. Metteremo le telecamere nelle cave. Noi stiamo facendo queste proposte. E la proposta è quella di utilizzare questo metodo per chiudere i buchi, perché comunque i proprietari di quelle cave, per chiudere i buchi con terre e rocce da scavo, quelle o altre che possono essere inquinate, ce l'hanno già l'autorizzazione. Allora è molto meglio mettere dei controlli, perché fino adesso l'amministrazione comunale ha svolto il ruolo di mettere delle prescrizioni che siano le più rigide possibili. Poi noi abbiamo chiesto che quei buchi, oltre a essere coperti, vengano dotati di una piantumazione, vediamo anche il progetto, le slide e quant'altro. Bravo, il buon senso di dice di non mettere quella roba. Ma lo dicate già che sta parlando sempre con questi scavi. Lei mi dica come fa a non inquinare la falda. Lo dica tutti questi scavi. Vai Licinio.
ma gli scontri per scavare c'è la coda di paglia dentro. No, non abbiamo la coda di paglia, guardi, perché la riunione sposa ha detto chiaramente noi vieteremo qualsiasi cosa che possa inquinare la paglia. Sì, esatto. Lei è offensivo, no, perché dice le cose che io non le rifaccio. Parola sullo spumogeno come viene tolto da questo terreno. Noi abbiamo i tecnici. C'è quel ragazzo lì che è capace. Forse le toglie lui. È quello là che scriveva l'altra sera. Sì, stai calmo, stai calmo. Quella era la risposta. Non vediamo l'ora di vederti qua. Che buono, che cosa abbiamo già capito. Vieni, vieni. Ah, spara dopo una sveglia, scemo di tiro! No. Silenzio! Silenzio! Dai, per niente. E quello che voglio è che vince. Dai. Basta, chiedo scusa. Gli schiumogeni non abbiamo detto che vanno sulle falde? No. Dove vanno? In giro. Li mettiamo qua sul viso, non crede? Bisogna uno schiumogeno per scavare, dove va a finire questo schiumogeno? Non viene mica separato. Non scherziamo da me. Nelle prescrizioni non c'è. Non c'è. Ma chi è? A un metro sopra, un metro sopra il franco. A un metro sopra il franco. Un cosa di coppa, non ieri sera. No, vicino al lago, vicino alle acque, non è previsto che vada gli schiumogeni, vada a leggere la delibera. Vada a leggere la delibera perché non c'è scritto quello. Non c'è scritto quello. Ma vanno dallo schiumogeni, i detriti come fa a separare? Ma che detriti? Sono terre. Non sono rifiuti. Ma non c'entra, le terre. Ma non serve la tappa per funzionare, bisogna lo schiumogeni. Ma gli schiumogeni lo... Ma non tutto lo scavo viene fatto con la talpa. Abbiamo detto che gli schiumogeni non vengono messi dove c'è l'acqua di falda, ma vengono messi un metro sopra il franco, e non tutte le terre sono terre che derivano dalla perforazione con la talpa. Come fa a separare dallo schiumogeno? Come fa a separare? Dai, possiamo fare. Scusate un attimo, perché mi pare che degeneri un po' la situazione. Abbiamo detto che poi si può fare delle domande di 3 minuti con delle risposte. Sì, ma il problema è quello di mantenere la calma, perché non si capisce quello che si dice. No, abbiamo capito benissimo. Cerchiamo di capire il suo nero. Ma noi lo sappiamo. Ma lei cosa ha nella testa? Basta certo, ma non di cervello. C'è un po' di cervello. Ma togli tutti i negri. Ma lei scherza. Stiamo dicendo. Ma di cos'è va dal bale, Cris? Possiamo intervenire, dai. Posso dirne una, dai. Basta sto microfono ad alta gente, sto microfono, su. Cosa leggi adesso? Allora, geometra Brugnone si è iscritto. Chi è? Geometra Brugnone, chi è? Prego, geometra. Attenzionate alla fama. Buonasera, signor sindaco, io sono il geometra Brugnone Gianmario
e dovrei porle solo una domanda semplice semplice. Pare, e ribadisco pare, che sulla Costituzione ci sia scritto che il popolo è sovrano. Ciò sta a significare che lei non può decidere di sua iniziativa quando tutta la popolazione è contraria a questo smarino. Lei è al corrente di questo articolo della Costituzione? Grazie. Signor Malerba, sono io. Buonasera a tutti, mi chiamo Angelo Malerba, presiedo a Spinetta, via 25 aprile, quindi qui dietro. Ovviamente ringrazio il sindaco perché è venuta, ovviamente. Ringrazio anche le forze dell'ordine che sono presenti con noi questa sera, a cominciare dai vigili che in questi giorni passano, insomma, sui giornali, ahimè. Arriviamo dunque. A me interessa due cose. Uno, dire rispetto alla strada Stortigliona, di cui il tema è stato nato da una parte del comitato di Spinetta. Una cosa importante, nel senso che nessuno di voi sa che il comune in questi anni ha sempre pagato gli incidenti che sono successi, cioè se io ho rotto la macchina perché sono finito in una buca, il comune ha sempre pagato. Siccome la franchigia è di almeno 1500 euro, gli incidenti sono sempre sotto quella cifra, il comune tutte le volte, negli ultimi due anni sono 12 volte, ha pagato dei soldi. Quindi questa strada, caro vice sindaco, mi spieghi se è comunale o non è comunale, perché se è comunale e voi state pagando forse ha un senso, se non è comunale e voi pagate qualcosa non mi torna, perché i soldi sono un pochino miei, un pochino di tutti noi che siamo qui presenti. Poi, caro sindaco, le dico una cosa importante che lei ha dimenticato, perché sono settimane, ormai un mese, che gli stanno ricordando che purtroppo sotto le cave che lei vuole riempire ci sono una serie di falda, una falda enorme, è importante, è una riserva idrica per il territorio, lo sanno tutti, soprattutto le persone anziane, che lì basta toccare la terra, sollevare un pochino e viene fuori dell'acqua. Quindi se lei la va a inquinare va a fare un grave danno. Le ricordo che Amag in quella zona aveva pensato una serie di pozzi che al momento sono stati bloccati perché ci sono altre priorità. Chiudo semplicemente con una questione, ricordando a tutti, importantissimo, che quando si apre una cava, e mi risulta che a una mia interpellanza sia stato risposto che ci sono, c'è la fideiussione. Qualora non venisse rinaturalizzato il terreno da parte dei proprietari, il comune ha i soldi per poterlo fare. Ci stiamo dimenticando in questa situazione che purtroppo un nostro dirigente in una di queste cave ha deciso di piazzarci una brillante discarica, un argomento ormai terminato qualche tempo fa, ma purtroppo che torna ai giorni nostri. Nel momento in cui ha stipulato questo contratto, l'ha stipulato diversi, ogni volta ha giocato a ribasso, cioè a svantaggio dei cittadini. Ricordo questo perché è stata tolta addirittura la clausola dove, qualora ARA non avesse avuto l'autorizzazione, noi come ARA ci impegnavano ugualmente all'acquisto di quel terreno. È stato fatto negli anni. È stato fatto in questi anni. L'abbiamo presentato. Siamo andati. Allora, guarda, gli anni possiamo andare a leggere perché ci sono le interpellanze fatte, non c'è problema. Come ma Mazzo, perfetto, Mazzoni, partiamo dal 2006, chi ha fatto quell'operazione e gli anni che l'ha fatta. Mazzoni, il fatto che lei si scaldi è significativo, sono anni. Mazzoni, le chiedo scusa, nel momento in cui il movimento ha presentato una mozione, un'interpellanza per chiedere la rimozione di quel dirigente, dove è finita? Basta così. Guarda Malerba, ti rispondo su questo punto. Sì, sono perché noi ci siamo sempre trovati esattamente questa cosa qui, dove c'era un progetto di discarica e noi abbiamo detto che la discarica non la facciamo. Quando anche noi abbiamo detto no. Tu hai parlato, scusa, tu hai parlato, ascoltami.
tu hai parlato, adesso sì, mi lasci rispondere. Allora, noi siamo venuti in un'altra assemblea a Spinetta, ci siamo presi l'impegno, la discarica abbiamo detto che non si fa, e la discarica non si fa. Detto questo, quella roba lì che ci siamo trovati, è vero, è stata messa una clausola nel secondo contratto che è stato fatto nel 2010, va bene, 2010-2011, che fu fatto da chi c'era allora, bene? Che quel terreno veniva, sarebbe stato acquistato lo stesso, ok? Certo. Dopodiché quella buca, quella cava, sarebbe stato oggetto di un contenzioso col rischio che quel proprietario che rimaneva in possesso della propria cava dopo che l'ente pubblico aveva versato tanti soldi, aveva l'autorizzazione a riempirla di terra e rocce da scavo senza il controllo di un ente pubblico, va bene? Perché le terre e rocce da scavo non sono solo quelle, tu che dici la rinaturalizzazione, certo, la rinaturalizzazione delle cave va fatta anche con la fideiussione, ma il proprietario della cava, se gli viene imposto che deve rinaturalizzare senza lasciare avvallamenti, può avere, e quel proprietario ce l'ha, l'autorizzazione a portare terre e rocce da scavo, che non sono magari solo quelle della grande opera che è sotto i controlli e sotto le conferenze di servizio. Perché chiedetevi quante terre e rocce da scavo possono essere inquinate ma vanno a finire nei buchi perché non ci sono controlli, chiedetevelo quante ce ne sono, perché non ci sono solo le opere e le terre e rocce da scavo del Terzo Valico, nelle nostre terre quando sono state date l'autorizzazione a cavare le cave e magari ci fosse stata la sollevazione di popolo che c'è adesso nelle nostre terre che anziché prendere il materiale diversamente si sono coltivate le cave, i proprietari delle cave fuori dalle procedure delle conferenze dei servizi hanno l'autorizzazione a rinaturalizzare anche con terre portate altrove che possono essere inquinate, quindi quello che stai dicendo tu non è corretto sin in fondo, perché noi ci siamo preoccupati di evitare che si perdessero quei soldi, di evitare che Aral fosse travolta dai decreti ingiuntivi e da evitare che si perdessero soldi pubblici, perché se fosse stato oggetto di un contenzioso quel buco rimaneva aperto senza controllo nelle mani del privato e lì non si sarebbe mai rinaturalizzato, o forse si sarebbe forse lasciato aperto un buco per fare quello che magari è capitato in altre zone qui vicino senza controllo, però nel frattempo Aral magari sarebbe anche fallita, i 34 lavoratori che vi lavorano avrebbero magari perso anche il posto di lavoro. Questo, perché tu fai bene a fare la tua opposizione. Questo non è opposizione, qui è salute, Rita, è salute. Ma quel proprietario poteva portare, i proprietari delle cave ad oggi anche senza lo smarrino possono portare terre e rocce da scavo per rinaturalizzarle. Non è detto che siano terre e rocce da scavo che non contengono qualche schifezza, almeno qui noi mettiamo i controlli e siamo autorizzati a farlo perché c'è una conferenza dei servizi e proprio perché c'è l'attenzione che riguarda il Terzo Valico. Io sono convinta che i camion che vanno a portare lì delle terre e rocce da scavo e non dei rifiuti abbiano più controlli di quelli che abitualmente ci sono, perché nelle nostre terre, quante cave nelle nostri territori, qua come in altre province, sono state riempite di schifezze perché nessuno ha controllato. Almeno qua, come amministrazione provinciale, quante ne hai concesse? Come amministrazione provinciale, quanti ne hai concesse in questi anni? Dicelo tu il numero. Io dico qua come in altri territori della nostra nazione. Almeno qua noi chiediamo più controlli. Sì, va bene. Noi non le vogliamo, se cose. Ma la Montecatini, scusi. Allora, la Montecatini è un argomento che viene dopo. La Montecatini, che poi si chiama Solvè, se si riferisce all'episodio che avete citato, ferma la produzione, ci sarà il sopralluogo dei vigili del fuoco, abbiamo chiesto al prefetto l'aggiornamento del piano di evacuazione di sicurezza che è nelle mani del prefetto, perché il piano di sicurezza che riguarda la Solvè è competenza del prefetto, è mio compito
sollecitarla e l'ho fatto. E l'ho fatto, non ho dato il permesso io alla Solvè. Alla Solvè non ho dato io il permesso. Allora. Goggi, il signor Goggi. Ecco. Il signore. Buonasera. Allora, buonasera signor sindaco, innanzitutto. Allora, io sono Goggi, sono un chimico, no? E facevo parte fino a poco tempo fa come assistente del laboratorio igiene industriale della Solvay di Spinetta Marina. E allora, dunque, lei ha detto che appunto il materiale che dovrebbe arrivare qui da noi, no? Dovrebbe essere pulito. Poi però io ho letto altre cose. Allora, innanzitutto, mi sa dire che cos'è il trietilenglicole monobutiletere, che non è biodegradabile? Il sodio, alchile, tossisolfati, che sono biodegradabili dal 70 al 90%, l'etere 2 idrossipropile, biodegradabile al 66%, e poi c'è anche la gomma di guaio, il carbossimetile e cellulosa, che danno pochi problemi. Allora, sono le sostanze che vengono utilizzate dalla talpa per poter fare questo scarico. Cioè, per questo scarico, scusi, questo pupo. No? Allora, le schede di sicurezza di alcuni di questi singoli prodotti, che ho fatto anche girare, ce ne sono qualche coppia in giro, impongono di non spargerli in ambiente, ma di recuperarli perché hanno una certa nocività. Alcune hanno anche un LC 50 basso. L'LC 50 si intende la concentrazione alla quale il 50% delle cavie utilizzate muoiono. Poi dopo ho letto anche su articoli dei giornali che lei, appunto, come dicevo, lei ha detto che invece il prodotto che arriverà dalle cave sarà pulito. Come no? Come no? Era pulito un attimo fa. Sì. Bene. Ma scusate, io non ho detto, io ho detto che per il momento sui dati che ha fornito ARPA, perché io non mi invento di essere competente in una roba nella quale ovviamente non sono competente, quindi chiedo agli istituti che lo devono essere. Allora, io ho detto che sulla base dei resoconti di ARPA, i controlli e i campionamenti fatti non hanno dato risultanze che vadano nel senso in cui ha detto. Non ho detto che il materiale è in assoluto pulito, perché io non sono nessuno per dire che il materiale è pulito. Mi rivolgo alle azioni fatte da ARPA, ripeto, che non è un organismo né dell'amministrazione comunale né di quella provinciale, e che è deputata ai controlli, che ha sempre accompagnato tutte le bonifiche, che accompagna tutti gli aspetti ambientali, non delle terre, rocce da scavo del Terzo Valico, ma di tutte le operazioni che sono inerenti a quello. E l'ARPA ha dato, e ancora questa mattina nell'interlocuzione con l'ingegner Maffiotti ha dato il resoconto che il materiale finora scavato e finora depositato nelle cave che sono a Novi, che sono in Vallemme, che sono ad Arquata, che sono a Voltaggio, quindi non ci sono solo qui, non ha dato risultanze come quelle che dice lei. Non mi sognerei mai di dire come c'è un avvallamento, c'è un avvallamento, c'è un avvallamento, stanno finendo e le hanno... Ma è già un contatto. Ah, no, non c'è ancora. Ma è già un contatto. Ma c'è, non è ancora portato il materiale, ma la cava c'è. Non è neanche una cava, ma è un avvallamento naturale. La cava c'è. Va bene, la cava c'è, invece quella di Adarquata, a Voltaggio ci sono.
guarda lì vicino, a voltaggio, lì intorno al cantiere. Ma sì, dove c'è il cantiere? Ma dove c'è il cantiere, insomma, cioè, voglio dire, dove c'è il cantiere, ecco. Io non ho detto che il materiale è perché non, direi una roba che non ho constatato. Parlo con ARPA e ARPA mi ha dato questi resoconti. Punto. Non fatemi dire. No, è una cosa che è stata letta sui giornali, per cui... esatto, va bene. Comunque... fino adesso ha detto che lei non l'ARPA ha detto che non ha trovato materiale, ma per il momento praticamente si sta scavando diciamo sulla terra e sulle pietre. L'ARPA è l'Associazione per la Protezione del Territorio in Piemonte, cioè nel nostro, l'agenzia. Sì, scusi. Dai, questo è cioè, ne ha sbagliati 100, se ne sbaglia uno, poverino. Il compito di a fine legale, sì. Al compito di seguire diciamo tutte le analisi, di fare le analisi, di controllare tutto quello che può essere inquinante nell'ambiente, terra, eccetera, eccetera. Ma questo non è il discorso su cui volevo andare. Io volevo semplicemente dire questo, e volevo finire dicendo che fino adesso mi è stato tolto il microfono, se no avrei già finito da mo. Allora, dicevo che per il momento stanno scavando, diciamo, sulla terra, ma poi arriveranno le rocce, no? E queste e ci sarà la talpa. Va bene. Allora, ma se si scava nella roccia con la talpa, vengono usati questi prodotti, per forza, perché se no la talpa si blocca. Certo, bravo! Bravo! Si blocca, cioè, fai in attrito. Per cui devono essere utilizzati questi prodotti. Se loro vogliono mandare un prodotto pulito, dovrebbero a monte effettuare un impianto con vasche ad acqua per lavaggio del pietrisco, perché non chiamiamolo roccia, chiamiamolo pietrisco, perché dalla talpa non escono rocce, esce pietrisco. E vasche a batteri attivi per il trattamento degli effluenti, onde evitare di spargere i composti nei corsi d'acqua. Si tratta poi di recuperare e far smaltire i residui dell'operazione. È un costo notevole. Coci, come fa? Ha questa possibilità di fare questo tipo di impianto a monte per poter mandare giù da noi roba pulita? Non mi sembra. Bella questa. Per cui, bravo! Qua arriverà sicuramente al 99% il prodotto che è inquinato da queste cose. Anche se adesso non l'hanno ancora trovato e non si sa perché, dipende da che tipi di campionamento hanno fatto all'ARPA, che sono quattro gatti, no? E che fanno quello che possono, purtroppo lo dico per esperienza, per conoscenza personale dell'ARPA, scusate il nome di associazione che ho detto prima, ma... Dai. Ecco, allora, inoltre... Poi mi dice che questi prodotti non vengono messi dove ci sono le falde, ma vengono messi di sopra del un metro di fango. E benissimo, ma sono tutti prodotti solubili? Perché il lavaggio delle piogge, questi prodotti finiscono nella falda. Parla solo di bagnate. Io mi fermo qui, ho finito. Grazie. L'ARPA fino adesso avrà fatto una ventina di controlli. Tanti, eh? E li farà sempre, perché non ha se... No, è giusto dare l'informazione. Infatti. Vabbè, però, guardi, non c'è niente da nascondere, quindi credo che sia giusto dare l'informazione. I controlli vengono fatti a spot perché
si va a scavare in galleria, non in superficie. È stato scavato per fare le viabilità, quindi è stato scavato per fare le viabilità, per fare i cambi dei cantieri, quindi è stato scavato anche in superficie, ma la maggior parte del materiale deriva dalle cosiddette due finestre, quella di Vallemme e quella di Castagnola. Le finestre servono di fatto a accedere alla profondità di dove poi passa la linea, perché naturalmente la linea, che sono circa 50 km di gallerie, non può essere iniziata in un punto e da dove sbocca, ma deve avere più punti di scavo, altrimenti ci vorrebbero non 7 anni, ma ci vorrebbero 30 anni per finire. Quindi le finestre hanno esattamente questa finalità. Lungo il percorso si parte naturalmente dalla superficie, si va in profondità ad intercettare l'asse in cui passa la linea e da lì verrà poi scavata in quattro direzioni, perché la linea saranno due gallerie parallele, quindi ci saranno quattro testate di scavo, due in una direzione e due nell'altra direzione, da cui viene estratto il materiale di scavo. Il problema è la caratterizzazione di questo materiale. È chiaro che quando siamo a 150 metri di profondità e incontriamo una determinata massa rocciosa, quando l'abbiamo caratterizzata, non è che un metro dopo c'è tutt'altro, non è che il metro dopo successivo c'è ancora tutt'altro, perché è quello la massa rocciosa. Ed è questo il senso del controllo. Infatti cambia, infatti ogni tot è obbligatorio fare il controllo. E l'ARPA a Campione va a verificare che i controlli fatti da lei rispetto a quelli fatti dal soggetto esecutore siano conformi. Quindi il senso del controllo a Campione è questo, e c'è in tutti i sistemi di controllo. Dalla banalissima caldaia di casa che abbiamo, che una volta ogni tanto viene il manutentore a farti il controllo. Non è che te lo controlla tutti i giorni, non hai un misuratore in continuo che ti controlla i fumi della caldaia. Si controlla in continuo, esistono solo in casi particolarmente complicati. Visto che c'era uno dei laboratori, Solvesa, perfettamente che hanno decine di camini e ce n'è uno solo che ha il misuratore in continuo. Tutti gli altri vengono fatti i controlli a spot. E qui il senso è esattamente lo stesso, salvo il fatto che in quel caso si va a caratterizzare un ammasso roccioso che sta a 100 metri sottoterra, in cui tendenzialmente la contaminazione che può essere presente è solo quella naturale, perché è difficile che l'uomo sia riuscito ad arrivare a contaminare. Mi scusi, ma sui detriti l'avete trovato lo schiumogeno? Adesso arrivo anche a quello. È quello che mi interessa. Allora, esistono poi diverse tecniche di lavorazione in base alle ammassi che si incontrano. Lo scavo con la talpa, che non necessariamente usa la schiuma, e qui in TBM tradizionale normale non si usa, ma si dice quando si va in EPP che si usa la schiuma. E serve perché in determinate condizioni, vuoi per la caratteristica della roccia che si incontra, che è meno resistente, si ha bisogno di avere un consolidamento del fronte per evitare che la galleria si autochiuda e seppellisca la talpa e gli operatori che ci sono all'interno. Oppure in tradizionale, che viene fatto esattamente con la ruspa, col martellone che va a demolire il fronte della parete di roccia che si viene a creare. In Piemonte ad oggi si è lavorato solo col martellone, cioè in tradizionale. In tradizionale c'è la necessità, anche in tradizionale, di intervenire con delle iniezioni che possono essere o di bentonite e cemento o l'infilaggio di canne in vetro resina, che serve proprio anche in questo caso a consolidare il fronte ed evitare il rischio che, scavando col martellone, l'operatore si veda franare addosso ed essere seppellito dalla montagna che va a scavare. Le prescrizioni che sono state volute dal comune, ma che sono state volute anche dalla provincia, anzi veramente soprattutto dalla provincia in un certo senso, e sono proprio quelle che, ad esempio, a Clarabuona può andare esclusivamente il materiale che viene scavato in tradizionale, non è ammesso il materiale con le schiume. A Bolla 1 si è detto invece che il materiale deve essere da scavo in tradizionale, cioè non con l'uso delle schiume, fino a un metro al di sopra della massima escursione della falda, e si potrà mettere il materiale scavato anche con le schiume da quel livello in poi. Però si è dato un'ulteriore condizione: il materiale, per essere conferito, deve avere le caratteristiche che la normativa sulle bonifiche
individua per destinare i terreni ad uso verde pubblico residenziale, cioè quelli considerati dalla normativa non inquinati. E questo è evidente che qualche po' di schiuma, al di là che alcuni materiali ha detto hanno 70-80% di biodegradabilità, che comunque è un valore elevato, ma certamente non è il 100%. Però vengono usati in quantitativi così bassi e subiscono questa degradazione, per cui deve essere garantito che al dilavamento l'acqua che deriva dal passaggio all'interno di questo ammasso abbia delle caratteristiche per essere non pericolosa come contaminazione. Il senso di evitare comunque, nonostante questa garanzia, nonostante tecnicamente ci hanno anche un po' riso dietro, però a me sinceramente non me ne frega niente, che mi viene niente quando si mettono dei livelli di precauzione, è stato quello di mettere che all'interno del, anche se hanno queste caratteristiche di qualità per poter essere conferite, quindi essere rispettose della colonna A, per chi è tecnico lo sa cosa significa, della legge sulle bonifiche, cioè idonee all'uso residenziale, non vadano in falda, perché è pur vero che l'essere continuamente e costantemente immersi in acqua è chiaro che favorisce molto di più la, diciamo, lo scioglimento e il dilavamento di quel po' di materiale che comunque la legge ammette che ci sia per poter essere conferito, e comunque ancorché non si arrivi a una contaminazione, un inquinamento di falda da renderla pericolosa, però certamente ne va ad può andare a leggermente o più o meno leggermente alterare le condizioni rispetto all'attuale. Quindi noi abbiamo più o meno di questo discorso di detto proprio di questo, di evitarlo, e deve essere garantito che rispettino i valori per terreni ad uso residenziale. Sì, ma sono milioni di metri cubi. Che sono gli stessi criteri che vengono imposti alle abitazioni. Se uno fa la propria villetta e scava, il terreno deve avere esattamente le stesse caratteristiche per poter essere rimesso in posto. Sì, ma la villetta ha la dimensione di una cava riempita. Si sente? Buonasera a tutti, sono Claudio. Innanzitutto un ringraziamento al Comitato per Spinetta, un ringraziamento al sindaco che è venuto a confrontarsi con la cittadinanza, e in particolar modo un ringraziamento a quel migliaio di persone che ha manifestato sabato scorso, dimostrando che non tutti sono per accettare quanto l'amministrazione comunale ha deciso di avallare. E permettetemi, perché davvero il Terzo Valico a me personalmente mi perseguita, perché come molti di voi sanno vengo da Arquata Scrivia, ma abito ad Alessandria ormai da svariato tempo. Arquata Scrivia me la devastano, perché è il luogo dove vogliono scavare il tunnel di Valico, e poi lo smarino me lo portano pure vicino a casa dove abito, ma questo fa parte delle sfighe della vita. Guardate, io non mi voglio rivolgere alle persone che sono qua e che so sono tante, che sono contrarie al Terzo Valico e sono contrarie alle cave. Voglio provare a rivolgermi alle altre. Voglio provare innanzitutto a rivolgermi a tanti iscritti del Partito Democratico, che probabilmente qua dentro ci sono, che so che sono delle persone oneste e che so che, come dire, magari dal punto di vista del confronto potrebbero anche riuscire a cambiare idea rispetto a quella che dal nostro punto di vista è un'operazione scandalosa. E pongo due problemi, uno di metodo e uno di merito. Il problema di metodo, guardate, è questo. Tutti quanti, anche chi non l'ha votata la sindaca, ricorda benissimo la campagna elettorale. Insieme decideremo con i cittadini cosa sarà il futuro di Alessandria. Insieme decideremo cosa è giusto e cosa è sbagliato per il nostro territorio. Insieme cercheremo di costruire una comunità solidale, migliore, e per costruire una comunità migliore dobbiamo agevolare la partecipazione. Queste erano cose che oltretutto io vedevo che venivano spesso dette in campagna elettorale, e lo slogan della campagna elettorale era stato questo: insieme. Quello che è successo questa volta invece è stato che in una riunione di giunta, chiusi in una stanza, hanno deciso da soli di dare parere positivo in conferenza dei servizi rispetto però, Rita, fai così, io non ti ho interrotto, ok? Educazione, una buona cosa per tutti. No, questo è di stile. Perché guardate, la sindaca, giustamente, che mi interrompe, ma è uguale, io, come dire, non perdo il filo,
Sì, benissimo. La sindaca giustamente diceva che hanno dato delle prescrizioni. Ed è vero, perché io la delibera l'ho letta, ed è vero che sono state delle prescrizioni. Quello che però la sindaca ha omesso di dire è che in conferenza dei servizi, oltre che dare delle prescrizioni, dai un parere. E voi avete dato parere positivo. E questo lo doveva dire lei, signor sindaco, alla gente. Non che sono io a dover ricordare che in quella delibera voi decidete di dare parere positivo. Perché guardi, io avrei molto rispetto di chi viene qua in un'assemblea e dice: guardate, sono un dirigente del Partito Democratico, il mio partito vuole fare il terzo valico, io penso che il terzo valico serva, io so che il terzo valico ha, diciamo così, un sacco di problemi anche di carattere ambientale e questa cosa decido di assumermela fino in fondo. Purtroppo invece in tutti questi anni, quando ci siamo confrontati con i sindaci che in qualche modo hanno accettato l'operazione del terzo valico, ne avessimo mai trovato uno che avesse avuto il coraggio di venire ad affrontare la gente guardandola nelle palle degli occhi e dicendo chiaramente queste cose qua. Allora, finisco subito, signore, la ringrazio per la gentilezza che ha, vorrei ricordare solamente una cosa, che è questa, perché molto spesso, diciamo così, ci perdiamo rispetto al problema più generale, che dal nostro punto di vista è il terzo valico, e quindi non solamente al problema delle terre e rocce da scavo che arriveranno qua a Spinette, che arriveranno al Cristo. Guardate, per chi mi conosce faccio una cosa che non è proprio nelle mie corde. Vorrei dirvi in maniera molto rapida che cosa ha fatto la Procura della Repubblica di Firenze alcuni mesi fa. La Procura della Repubblica di Firenze alcuni mesi fa, una mattina si sveglia e decide di arrestare il signor Ercole Incalza. Ercole Incalza era il dominus delle grandi opere. Ha gestito il Ministero delle Opere Pubbliche per 20 anni in questo paese. Che cosa faceva questo signore? Non secondo me, secondo la Procura della Repubblica di Firenze, decideva chi doveva essere il controllore della realizzazione delle grandi opere. C'erano 20 grandi opere, fra cui il Terzo Valico, e il direttore dei lavori di tutte queste 20 grandi opere era il signor Perotti, che viene arrestato insieme al signor Incalza. Sapete cosa è uscito fuori sul Terzo Valico? Sono uscite fuori 2 intercettazioni fatte dalla magistratura, che secondo me sono particolarmente interessanti. La prima è l'intercettazione in cui si scopre che il direttore dei lavori del COCIV, tal Pietro Paolo Marcheselli, aveva un'interdittiva antimafia. E questa interdittiva antimafia, pensate voi da che cosa derivava? Derivava dal fatto che lui era il direttore del consorzio che ha costruito il TAV del Mugello, ed è stato condannato dalla magistratura a 4 anni e mezzo di reclusione per traffico illecito di rifiuti. La stessa persona condannata per traffico illecito di rifiuti è la stessa persona che dirigeva i lavori del Terzo Valico. La prefetta di Alessandria, signora Romilda Tafuri, che il signore la benedica naturalmente, scopre che il signor Marcheselli aveva questa interdittiva antimafia. Sapete chi ha telefonato per far rimuovere il signor Pietro Paolo Marcheselli? Al Ministero dell'Interno? Al suo superiore? No, al signor Ercole Incalza, che gli ha detto: non preoccuparti, ci penso io. Difatti Marcheselli è rimasto lì per svariato tempo. La seconda cosa, ho finito davvero, è questa. Il gruppo Gavio, questo lo dice la magistratura, ha pagato 700.000 euro di tangenti per avere l'apertura anticipata dei cantieri del Terzo Valico e dei lavori del Terzo Valico. Ora, visto che abito ad Alessandria, visto che vivo ad Alessandria e visto che so che qua dentro c'è pieno zeppo di gente ad Alessandria, so benissimo qual è il legame fraterno che lega da sempre il Partito Democratico e il gruppo Gavio in questa provincia. E so che se il gruppo Gavio ha pagato 700.000 euro di tangenti per far avviare i lavori del Terzo Valico, le amministrazioni comunali del Partito Democratico non decideranno mai di mettersi di traverso rispetto a questa cosa. Allora, ho finito davvero. Cioè, informati, ti prego, dai. Ho finito davvero, vi lascio la parola. Guardate, noi, diciamo così, normalmente non abbiamo tutta questa possibilità di parlare. Finiamo così, signor sindaco, finiamo in questo modo. Noi, ancora, educazione, signor sindaco, sto parlando io, dopo parla lei. Per cortesia. Dicevo, facciamo così, signor sindaco. Noi vi abbiamo chiesto ufficialmente, perché noi pensiamo che la gente con una dignità può anche cambiare idea, e pensiamo che lei può cambiare idea.
Noi vi chiediamo in qualche modo di rifletterci e di pensarci. E io le dico che se lei deciderà di cambiare idea su questa cosa, forse riuscirà anche a riconciliarsi con questa comunità. Altrimenti, signor sindaco, sia chiara una cosa. Il Terzo Valico è finanziato a neanche il 20%. E questo, come dire, non dite che è finanziato il primo e il secondo lotto da qua al 2024. Quindi il Terzo Valico è destinato a essere una cattedrale nel deserto, dove poi ci vedremo fra 10 anni a prendere un caffè e vedremo se hanno realizzato il Terzo Valico e è andato tutto a carte 48. Il consorzio COCIV ha dichiarato di avere già 20 mesi di ritardo e ha detto che a 20 mesi di ritardo a causa di un periodo subito. E ha detto che ha 20 mesi di ritardo a causa della resistenza del movimento Notav. Lei, signor sindaco, decida quello che vuole. Io le assicuro che i camion a spinetta a portare la merda non ve li faremo arrivare. Ci mancherebbe che non sappia che cambiare idea può essere anche un valore, non è che sia qua. Speriamo, speriamo. Non, sei l'ultima in classifica, così forza! Così come mi si può dire tante cose, ma non che io mi nasconda di fronte a quello che penso e non ho mai rinunciato a confrontarmi anche nelle situazioni più difficili. Quindi, caro Claudio, io non ho problemi a riconoscere, diciamo così, anche nelle situazioni più difficili gli elementi positivi del confronto con le persone, anche quando ci sono dure contestazioni. E ho già detto, e ringrazio anche l'ingegner Cofano per le precisazioni tecniche, che siccome abbiamo messo delle precauzioni ulteriori rispetto a quello che la normativa ci impone, e cioè dire, se mi fate parlare rispondo brevemente, e cioè di ritenere le terre che sono portate equivalenti a quelle catalogate per l'edilizia residenziale, benissimo, con tutto quello che ho detto anche dei sondaggi, i controlli anche aperti ai cittadini, se una di queste condizioni non dovesse essere rispettata, o abbiamo firmato tutti quei sindaci a cui tu ti riferivi prima, una lettera in cui chiediamo il blocco dei lavori se non viene prima chiuso il protocollo amianto con l'ARPA. Lo abbiamo chiesto e l'abbiamo inviato l'altro ieri al Ministro e al Presidente del Consiglio. Quindi non è che non sappiamo come muoverci in queste condizioni, perché sappiamo bene, e io lo farei qua e lo faccio anche per quello che riguarda altri siti della provincia, perché ci sono queste cave, ci sono quelle di altri territori, sempre nella nostra provincia. Quindi quelle prescrizioni valgono qui, come valgono in altri territori della provincia, per cui quella cosa lì io l'ho firmata pronta a dire che i lavori si fermano se non ci sono quelle condizioni e se non ci sono quelle precauzioni che abbiamo messo. Perché insieme a quel parere positivo, che io non ho mai detto che non abbiamo dato il parere positivo, no. Ho detto che non è esclusiva competenza del comune decidere. Dopodiché, al di là delle questioni Gavio, poi adesso mi sembra che il pregino sia stata presa da Salini, ma a parte queste questioni, se tu pensi e se qualcuno pensa che gli amministratori del PD abbiano delle relazioni tali per cui qui dentro ci sono persone che non svolgono onestamente il loro dovere, altra cosa è contestarli sul merito e sul metodo, altra cosa ancora è dire che i rapporti stretti con imprenditori di questa provincia o che sono stati imprenditori di questa provincia, perché ripeto adesso in pregilo è per la stragrande maggioranza in mano di Salini, che è un imprenditore che non so neanche dove stia, ecco, nel Lazio, grazie. Chiunque pensi questo o abbia degli elementi per dirlo è invitato ad andare alla Procura della Repubblica, perché io posso rispondere di quello che faccio, sono responsabile di quello che faccio, ma sono trasparente e non ho nessun legame e nessun dovere di essere asservita a nessun elemento che possa rispondere a interessi
che non siano quelli di coerenza con quello che decidiamo, che sarà messo al vaglio dei cittadini, che saranno gli unici a giudicare. Ma non devo dire e rispondere a nessuno che non sia la coerenza col mio pensiero. E se Claudio Sannita pensa che qualche amministratore del PD abbia qualcosa da nascondere, a qualche elemento, lo invito ad andare alla Procura della Repubblica domani mattina. Magari ce la fa. Buonasera, sono di Milano, Francesco, arrivo da Arquata, quindi posso portare un pochettino anche l'esperienza di Arquata, visto che è stata tirata in ballo per quanto riguarda il conferimento dello smarino. Anticipo solo che ho sentito anche qualcosa che non mi ha convinto e la condivido. Mi è sembrato di capire che grazie al terzo valico c'è il controllo delle cave, altrimenti non ci sarebbe stato. Mi sembra che da parte del sindaco il controllo ci deve essere sempre. Quindi il ringraziare il terzo valico perché così il conferimento in cava, io l'ho compreso così e mi scuso se non è in questo modo. Altro punto, c'è un protocollo amianto, ricordiamoci che a pagina 35 di quel protocollo amianto manca il campione SR13, che per sapere cos'è bisogna andare a cercare uno studio fatto in Valsusa che è stato confrontato con i valori del terzo valico ed è emerso questo campione SR13. Che ha contenuto d'amianto, altrimenti non era riportato. È strano che su 5 campioni che sono stati fatti e la regione e la provincia nel 2005 hanno detto che erano insufficienti, quello che sparisce ancora dal protocollo amianto dopo 10 anni è sempre l'unico con l'amianto. Uno che ha depositato la versione 2.0, però si sta lavorando con quello. Però ad Arquata stanno conferendo con quello. C'è anche la provincia forse qua, anche se non direttamente. No, e stanno lì, conferendo ad Arquata, ricordo. È lì, la provincia è qui, è il sindaco. È sempre lei. L'ha detto lei. È la provincia. L'ha detto. È tutto lei. Sì, ma ha anche detto che stanno conferendo ad Arquata lo smarino e lo stanno conferendo col protocollo 2.0, che è un monitoraggio, non una gestione. Perché il titolo è gestione amianto, rischio amianto. E vedremo se le fermano, come la moratoria, vediamo se hanno una fermata. Io passo alla parte invece di ARPA, perché con ARPA, proprio seguendo il principio per cui ARPA è quella che controlla, mi ci sono rivolto per vedere come stavano andando il conferimento dello smarino che è stato utilizzato anche per il campo base di Arquata. A settembre hanno cominciato a sversarlo nel campo base. Ricordo che ad agosto mi sembra che la provincia non sapesse neanche che erano ancora partiti i lavori, si lamentava che non ha ricevuto comunicazione di inizio lavori, per cui non ha potuto mettere in azione le misure di tutela per il territorio. Quindi detto questo, comunque a ottobre ho cominciato il mio rapporto epistolare con ARPA che è durato ben 7 mesi. Quindi da ottobre ho ricevuto 5 risposte e vi riporto soltanto sinteticamente le risposte che mi hanno dato perché personalmente mi hanno preoccupato sulla gentilezza fuori discussione, sempre molto gentili. Però alla prima novembre hanno detto sono stati presi i contatti con il sindaco di Arquata con il quale sono state avviate e sono attualmente in corso le valutazioni tecniche ambientali del caso segnalato. Fine, spariti fino a febbraio. A febbraio ho sollecitato una risposta. Per ragioni di riservatezza al momento non è possibile riferire né rendere conto delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per il caso specifico. Solo a termine delle indagini si forniranno i riscontri richiesti. Quindi da novembre siamo arrivati a febbraio e non si sapeva niente. A quel punto le comunicazioni sono state fatte in coppia per conoscenza al NOE e alla Procura. E allora la risposta successiva è stata un pochettino più dettagliata. A seguito delle sue segnalazioni ha disposto un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali per verificare la presenza di rifiuti e contaminazione ambientale, anche correlata di attività pregresse, perché si tratta di un terreno vicino alla subalpina, ICS, quella che ha avuto problemi di inquinamento. Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti 10 sondaggi nel terreno in punti scelti in maniera omogenea su tutta l'area di cantiere. Quindi la risposta ad Arquata in maniera omogenea sull'area di cantiere. Io poi ho incontrato personalmente, quando c'è stato il problema dei sacchi di amianto a Libarna, un tecnico che mi ha detto che non hanno bucato proprio nel cantiere, perché altrimenti rischiavano di perforare il geotessuto che c'era sotto ed era un peccato. Quindi i controlli che vengono detti omogenei sull'area di cantiere in realtà erano stati fatti in punti che dove non c'era lo smarino. Per carità, andiamo avanti. La lettera prosegue dicendo: in nessuna esplorazione si sono rinvenuti
visivamente e olfattivamente evidenze tali da richiedere più approfonditi accertamenti tecnici. Cioè, ho chiesto un parere all'ARPA e mi hanno detto che a naso e a vista non c'era motivo di andare avanti. Marzo mancava la risposta, perché ho chiesto anche cos'è quella roba che conferite dalla castagnola con lo smarino. Il responsabile del poro amianto riferisce che a oggi, 12 marzo, mi ha messo la precisazione, non sono pervenuti al poro amianto campioni dello smarino depositato presso il campo base nell'area Piaggio di Arcota Scrivia, derivante dallo scavo finestra della castagnola. Quindi parliamo di un piazzamento che ha cominciato a ottobre e a marzo il poro amianto non aveva ancora ricevuto i campioni. Ora, se li doveva ricevere o andarseli a prendere, non lo so. Questa è la risposta che ho ricevuto. Però mi hanno anche precisato. Si ricorda comunque che in data 6 agosto 2014 è stato effettuato un sopralluogo congiunto. Preciso, 6 agosto 2014. Cioè, 7 mesi prima. Presso il cantiere della finestra della Castagnola, per visionare cumuli di smarino e fronte scavo, del quale non è emersa la presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto. Ma la precisazione migliore che mi fa il polo amianto, quindi per iscritto e posso portarvelo, il polo amianto e la struttura geologica di Sesto monitorano regolarmente sul sito FTP i rilievi pittorici del fronte di scavo della finestra castagnola realizzati dal proponente. Cioè, i controlli che sta facendo il polo amianto è di guardare sul sito FTP, che per chi non lo sa preciso è analogo a internet, una particolare struttura di internet, i rilievi pittorici. Il rilievo pittorico è probabilmente una foto del fronte di scavo e questa foto è realizzata dal proponente, quindi chi sta facendo lo scavo carica una foto e i controlli che stanno, questo me lo scrive il polamianto. Altro problema sul fatto che non vengono conferiti i rifiuti in cava, posso crederci che non sono conferiti in cava, il problema è che viene definito rifiuto in modo differente a seconda della convenienza. Per esempio ad Arquata è interrato un binario con traversine in legno, quindi materiale creosoto, cancerogeno, inquinante, mi è stato di fatto detto che non è un rifiuto perché non c'era l'intenzione di disfarsene, in quanto è stato coperto col geotessuto e quando finirà l'opera verrà ripristinato ARPA, verrà ripristinato. Quindi è curioso sapere come possa esserci un interramento materiale contenente creosoto, quindi cancerogeno, che non produca danni ma sia soltanto temporaneo, quindi non è un rifiuto. Preciso anche una cosa, che sono stati fatti riferimenti a delle autorizzazioni che in realtà non ci sono state, perché l'interramento non è mai scritto nei progetti, però avviene, e in particolare nella determina ministeriale di ottobre è anche precisato che su una parte dell'area sono presenti binari ferroviari non utilizzati. Per me, se un binario ferroviario non è utilizzato, è un binario di cui uno si vuole disfare. Questa è soltanto la mia esperienza e la porto a conoscenza di tutti. Chiedo scusa per precisione, perché secondo me ha confuso un attimo due cose. No, ma infatti sulla base di quelle lettere che... I campionamenti che lei ha citato, fatti al Parco Piaggio, per capirci, perché stiamo parlando del Parco Piaggio, erano relativi a un esposto che dicevano che prima, da chi lavorava lì nell'officina Oda, era stato sepolto dell'amianto. Quindi non erano volti a verificare la qualità. No, guardi, aspetti un attimo. L'ho scritto io, so proprio cosa c'è scritto. Le sto dicendo che i campioni, che controlli sono stati fatti da ARPA. Sono stati fatti da ARPA, lì al Parco Piaggio e da un'altra parte, per verificare... Aspetti un attimo, i campioni sono stati fatti su quell'esposto, perché l'altro, lei ha fatto l'esposto che portavano le terre del terzo di Fraconalto, lo smarino della finestra di Fraconalto, di Castagnola, e sono state portate, e le assicuro che la sua segnalazione è stata contemporanea alla mia attivazione dei controlli, con segnalazione anche al NOAA e con segnalazione al Ministero dell'Ambiente, perché a mio modo di vedere non era stato rispettato pienamente il piano di utilizzo dei terreni di scavo, perché quello non era un sito individuato per lo stoccaggio dello smarino. Okay. Per quanto riguarda l'ultima cosa invece, il binario, quello lì è il Parco Piaggio, era lo scalo ferroviario.
il binario era, faceva parte delle ferrovie, non è che era un binario che hanno preso da un'altra parte e lo sono andati a sotterrare. Questo per, giusto per capire, loro dovevano fare uno spianamento, c'era il binario ancora a una quota più bassa, gli hanno messo sopra del terreno, non l'hanno interrato, no, però scusa, sono da un'altra parte, sono andati a sotterrarlo lì, scusi, se c'è un piazzale che ha già l'asfalto e gli mettono sopra la terra, interrano l'asfalto. Allora, tanto per precisare velocissimamente, a Vercelli hanno sequestrato il cantiere della stazione perché hanno coperto un binario con il marciapiede, perché dovevano fare il marciapiede, e hanno sequestrato perché era smaltimento illecito di rifiuto. Ora, perché lì possono coprire con della terra, quindi mettere sotto terra delle traversine imperniate di creosoto, non l'ho ancora capito. L'altra cosa, l'esposto che ho fatto, perché l'ho scritto io e quindi so di cosa parlo, ho fatto anche presente che lì c'era la ICS, la Subalpina, che è stata condannata nel 2010 per inquinamento, e nelle, leggendo i documenti dei giornali c'era un inquinamento dovuto anche a cromo e altri materiali. Io ho letto che ARPA aveva fatto dei monitoraggi che riguardavano solo il bario e ho chiesto, per quanto riguarda il cromo e gli altri, com'è la situazione del terreno? Avete fatto dei controlli a posto? Loro il controllo evidentemente l'hanno fatto cercando dei rifiuti che potevano essere di altra natura, e comunque sì, l'hanno fatto soltanto di perché il terreno che viene conferito deve essere compatibile con quello che riceve. Tutto qua. Dunque, democrazia. Volevo rivolgere a Pinè se mi sta a sentire, magari no, perché volevo chiedere due cose. Partiamo dalle deliberazioni della giunta comunale, che io ovviamente devo accettare perché sono legittime, però stonano un po', vede, perché manca la presenza di assessori, diversi assessori, di cui due mi sembra anche fondamentale, l'ingegner Ferralasco e l'ingegner Lombardi. L'ingegner Lombardi in particolare, l'assessore all'ambiente. Risulta assente sia nell'approvazione della delibera 167 per il reperimento di materiali litoidi, e poi anche, va bene, allora, tutta l'influenza, e poi anche nella successiva, ma questo non importa, veniamo alle cose più interessanti. Dunque, intanto riguardo alla partecipazione di cui lei ha ovviamente fatto cenno, c'è una decisione del Consiglio della Comunità Europea che prevede in particolare che i cittadini possano partecipare alle decisioni quando riguardano particolari temi in materia ambientale. In particolare quando si devono avere l'accesso a tutta l'informazione ambientale, quindi l'accesso al progetto, e devono poter partecipare anche ovviamente quando si prendono determinate decisioni. Questa è l'Europa che ce lo chiede, non è che me lo invento io. Quindi se non vi dispiace ci direte le forme con cui possiamo eventualmente partecipare quando ci sono commissioni e cose del genere, se anche possono essere fatti in orari accessibili alla popolazione, perché lei capisce che si fa una commissione alle 9 del mattino, la maggioranza della gente, va bene, faccio appello anche ai consiglieri, se qui il Presidente del Consiglio Comunale, è una richiesta che faccio. Sì, sono pubblico, ma alle 9 del mattino, lei capisce che Mazzoni, non tutta la gente ha la possibilità. Lei forse capisce che io non posso parlare. Sa perché le foto sera? Ma guardi che l'hanno fatto l'anno scorso un consiglio comunale 9 di sera, si ricorda? Comunque. È una richiesta, non è che sia. Nel lavoro di commissione ci si mette d'accordo. Io non ho problemi. È una richiesta, non è. Che sia la sera, se i consiglieri sono d'accordo, si fa la sera. Paghiamo lo straordinario un usciere, voglio dire. Come tanto? Perché i dirigenti non gli hai aumentato lo stipendio, no? Quelli lì vanno bene. Dirigenti, ora sono 8. Ti sembra una cosa per il culo o no? Sì, sì, sì. È una richiesta, non fare. È una richiesta, basta, andiamo avanti. È una richiesta, basta. Allora, andiamo avanti. Lei diceva giustamente che i proprietari dell'area, anche se
non ci fossero state queste decisioni, avevano già un progetto approvato per portare le terre di scavo, giusto? Allora, qui c'è un contributo tecnico dall'ARPA del 2006, visto che lei dice che non ci fidiamo dell'ARPA, io mi fido dell'ARPA, altro che... Certo, ho lavorato in ambiente, quindi l'ARPA sono tutti i miei ex colleghi, ci mancherebbe se non mi fido. Allora, l'ARPA nel 2006, quando appunto viene presentato il progetto di via e questa convenzione tra il comune e la ditta Bulla, dice: relativamente alla convenzione, come già evidenziato in sede di conferenza di servizi per l'approvazione definitiva del terzo valico Milano-Genova, dice: non si considera cautelativa tale ipotesi di ritombamento in considerazione del significativo potenziale rischio di contaminazione dell'acquifero. Questa è l'ARPA, non so. Del 2000? Quelle che sono venute dopo, adesso poi mi confermerete, io qui ne ho una del 24-2015, non fa riferimento alla cava Bolla. Non fa riferimento alla cava Bolla, fa riferimento alla cascina Clara e Buona. Allora io voglio capire se ci sono, c'è anche quello del 24-4-2015, ma anche lì non mi sembra che faccia riferimento alla cava Bolla. Seconda cosa, la Guarasca 2 di questa discarica sappiamo tutto perché, di questa cava sappiamo tutto perché era stato presentato, no, di questa cava, ho detto mi scusi, posso anche sbagliare, era stato presentato un progetto per una discarica di inerti assimilabili, c'è stata la protesta dei cittadini, sono state raccolte delle firme, ma poi alla fine c'è stata una determina conclusiva dalla provincia di Alessandria, qui c'è l'ingegner Cofano, e pare che in quella cava sia stata rilevata la presenza di acqua, giusto Claudio? Quindi evidentemente i livelli di falda vanno e vengono, quindi ci devono essere dei principi di precauzione per cui oggi non c'è l'acqua, domani ci può essere. Lo scherzo che abbiamo visto a Spinetta col cromo 6 probabilmente è una conseguenza di quell'innalzamento di falda. Quindi c'è, io sono concorde con l'ingegner Lombardi sull'applicazione del principio di prevenzione che prevede la Comunità Europea, dove ci sono delle cose da salvaguardare che sono molto più importanti rispetto ad altri progetti. Faccio rilevare che... sì, abbi pazienza, sono anche cose importanti, avete parlato di marciapiedi un'ora. Damaga! Bravo! Conferenza dei servizi proprio relativa alla Guarasca 2 aveva rilevato l'esistenza, qui dice, di una zona e di un acquifero che possiede le migliori caratteristiche idrauliche di tutto il territorio comunale, con un suolo non ancora compromettente l'aspetto qualitativo degli acquiferi. Si parla anche del progetto di un campo pozzi, di 8 pozzi. Io ho disegnato questa riserva idrica di 80 ettari, che poi è solo un puntino rispetto a quello che evidenzia la regione in questo documento. E beh, insomma, chiaramente non interessa pienamente le cave, ma ci siamo abbastanza vicini. Quindi lei capisce che abbiamo una riserva idrica potenzialmente in grado. Addirittura c'è un documento che avete sul piano regolatore dove si dice che il pozzo... Sì, prego. Certo. Sì. È a conoscenza, ma è targato regione. Lo studio che lei ha citato è a conoscenza della regione perché c'è il logo della regione. Allora, se quello studio è la base di valutazione e fosse una base di valutazione cogente, ogni conferenza dei servizi che riguarda l'ampissima zona delle falde, quindi Spinetta, Novi, Novese, parte dell'Acquese, dovrebbe essere tutelato e dovrebbe essere elemento che entra nella valutazione delle conferenze dei servizi. Prima di tutto, come mai, secondo lei, a suo giudizio, questo non viene preso come elemento di riferimento dalla regione stessa che ha prodotto lo studio e come mai quello studio non ha determinato un piano di salvaguardia delle acque perché la legge rende possibile tutto il resto, per cui credo che forse bisogna fare un passo lì, perché la conferenza dei servizi, ricordo, è in regione, lei cita uno studio della regione e non credo che, essendo uno studio targato regione e conosciuto perché è pubblicato su un libretto, la regione non ne possa non tener conto, evidentemente c'è qua, è colpa della regione, ma cioè, la regione
non può palesemente fare cose illegittime, è quello che voglio dire. Perché no? E finisco, tanto lo studio è del 2009, quindi è... lo studio è stato pubblicato successivamente a quei progetti, quindi è ovvio che non ne potevano tener conto, perché se è stato pubblicato in una fase successiva. Adesso, quando c'è stata la conferenza dei servizi, cioè un mese fa, se era cogente quello studio ne avrebbero tenuto conto. Se non l'hanno fatto, non è che la regione, sono dei funzionari che sono dei malfattori, evidentemente. No, ma nessuno ha detto quello. Non ci mette in bocca delle parole che non abbiamo detto. Per le valutazioni della regione non c'è, perché altrimenti ne avrebbe tenuto conto. Quindi noi concludiamo dicendo una cosa molto semplice, in relazione al fatto di tutta, adesso non si può in 5 minuti parlare di questa riserva idrica, abbiamo tonnellate di documentazione, le stratigrafie dei pozzi, scusi signor Rinaldo, abbi pazienza, parliamo di cose importanti, non parliamo di quattro dossi delle balle, che non gliene frega niente a nessuno. Parliamo del futuro di generazioni, no, gliene frega lei, ma magari chi viene dopo di lei gliene frega qualcosa in più. Prima cosa, seconda cosa, c'è il problema dei pozzi, c'è una legge che prevede la riqualificazione dei pozzi, quindi lo sappiamo il rischio qual è. Su questo volantino di Balduzzi è scritto molto chiaramente, basta leggerlo. Ecco, seconda cosa, finisco, vede, anche perché siamo incavolati, questo è un camion che passa tutti i giorni davanti a casa mia, guardi se ha il telone protettivo, lo dia anche all'ingegner Cofano, così magari controllerà. Ma noi ci siamo contatti tutti i giorni. Bravo! Se metto il telo non posso mettere la telecamera. Chiamo il GPS! Siccome volevo prima un attimo, siccome volevo un attimo rivolgermi al sindaco, alla sindaca Alessandra, che di non affannarsi a cercare di formare un comitato, perché un comitato sul territorio c'è già da 3 anni e mezzo e sta lavorando su queste cose da parecchio tempo e ha scoperto nel corso degli anni tante cose. La prima cosa che abbiamo scoperto è stata quella dell'amianto, che fino a che non sono arrivati Fossati, l'ho già detto. Sì, prego. Allora, in questi 3 anni e mezzo, tutte le volte che si è chiesto, ho sentito adesso, leggevo prima di venire qua, che i sindaci di 11 comuni hanno deciso che se entro il 22 giugno non verranno rispettate 1, 2, 3, 4 cose. Questa era la cosa della moratoria, del marzo 2013, quando se non avessero fatto tutte queste cose avrebbero fermato i lavori. Poi è arrivato quella successiva, ancora l'ultimo consiglio comunale aperto a Novi Ligure del sindaco Rocco Mugliere, che finché non avremo la valutazione costi-benefici non faremo per ripartire le opere. È arrivata una costi-benefici targata 2002, dove si prevedevano milioni e milioni di merci che viaggiavano su questa ferrovia, e non così è stato. Ma insomma, di fronte a tutte le nostre sollevazioni, i dubbi che ci sono venuti su quest'opera, l'utilità o meno, la cosa che ci è sempre stata detta è stata: ce lo chiede l'Europa. Allora, non esiste un documento ufficiale in cui l'Europa ci chieda questo, però ne esiste uno che invece l'Europa una cosa ce la chiede, ed è la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto. Al punto D dice: considerando che è stato osservato un aumento del rischio di cancro anche in popolazioni esposte a livelli molto bassi di fibre di amianto, ivi incluse le fibre di amianto crisotilo. Qui mi fermo solo un attimo, non per dare i tecnicismi. L'amianto
non esiste in una sola forma, esiste in varie forme, crisotilo, attinolite, tremolite, eccetera, dipende molto dalla composizione chimica e soprattutto dalla struttura. Il crisotilo è considerato quello meno pericoloso perché le fibre sono più grandi, quindi sono meno volatili, raggiungono anche qualche millimetro di lunghezza, possono anche non disperdersi in aria, a differenza della tremolite, che è molto più piccola, molto più fine, ed è quella che causa soprattutto la principale causa di mesotelioma. Tra tutti questi amianti ce ne sono alcuni verdi, alcuni rossicci, due sono bianchi, uno il crisotilo e l'altro la tremolite. Quando fanno i controlli e vedono un amianto bianco, state tranquilli che è sempre crisotilo nei certificati, difficilmente verrà classificato come tremolite. Questo per dire che i controlli che vengono fatti su, stiamo parlando qui di tonnellate e di migliaia di metri cubi che ogni giorno partono dai cantieri, perché qui sembra che la cosa debba ancora partire, ma noi a Novi vediamo passare in un'ora 40-50 camion che portano roba di cui non sappiamo assolutamente nulla, sappiamo solo che viene per esempio dalla Castagnola, la Castagnola a 100 metri dal Monte Porale, stessa formazione geologica, quindi, come diceva l'ingegner Cofano, facile che ci sia la stessa roba, no? Il Monte Porale dovevano fare, Green Power, doveva fare un impianto eolico, ha rinunciato, e ci sono i documenti di questo, ha rinunciato perché l'eccessiva presenza di amianto avrebbe compromesso tutta l'operazione, perché l'amianto non si può portare nella cava, e mi spiace per lei, guardi, non abbiamo molte occasioni di confrontarsi con gli amministratori. Sempre in questa cosa che ci dice l'Europa, questo ce lo chiede l'Europa veramente, perché è un documento ufficiale della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, poi gliene darò una copia magari. Considerando la realizzazione di discariche di rifiuti di amianto una soluzione solo provvisoria del problema, che così viene lasciata alle future generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo. Concludo, no, qui sta parlando di terre da scavo, di crisotilo, sta parlando di crisotilo, quello che arriva dalle terre da scavo. Concludo dicendo una delle prescrizioni che dà l'Europa, ce lo chiede, questo ce lo chiede l'Europa, non come il treno, questo ce lo chiede l'Europa. Benissimo che l'ultima cosa che interessa di quest'opera qua è il treno, perché devono ancora costruire la talpa per scavarlo, non ha ancora soldi per comprare la talpa, stiamo parlando di questo, Però qua sull'Unione Europea il progetto c'è, quindi... No, il progetto c'è, no, ma non c'è un documento europeo che chieda all'Italia di fare Terzo Valico, non c'è una non c'è, ma guardi, li abbiamo spulciati tutti i documenti, non c'è una risoluzione europea che dice bisogna fare il Terzo Valico dei Giovi, non la trovo. In compenso questa dice che invita la Commissione e gli studi membri a rafforzare i controlli necessari. I controlli, Cocci, dopo 3 mesi che lavorava, chiedeva all'Università di Genova se per favore poteva mandargli dei ragazzi a prendere i campioni, dei geologi praticanti, perché non aveva il personale per fare i controlli, ci sono anche su questi documenti. Quindi stiamo, sì, magari, vabbè, dopo 2 mesi che ho cominciato i lavori comincio a chiedere all'Università se forse mi può mandare qualcuno a controllare. A chiamata. Nel frattempo 40 camion all'ora continuano a passare. Quindi queste non possono essere conferite in cava, ma in discariche per rifiuti pericolosi, in conformità alla direttiva eccetera eccetera, per di autorizzazione, in impositi impianti testati, sicuri di trattamento e inermizzazione, che non sono le cave che abbiamo qui. Adesso sono Banduzzi. Allora, solamente 2 cose. Qualcuno noterà che ho un distintivo, io odio tutti i segni distintivi, ho messo un distintivo perché questo comitato di Spinetta ha fatto un distintivo. Allora l'ho messo, io faccio parte di questo comitato
e addirittura mi è stata offerta la presidenza subito, l'ho rifiutato, ho detto devo occuparmi di altre questioni, però comunque faccio parte di questa cosa qui. Però due cose le devo dire, in questo momento di altissima democrazia si prega di dare il tempo a tutti di parlare, la democrazia ha bisogno dei suoi tempi, la gente deve essere informata, no? Io non parlerò moltissimo, ho scritto molto, c'è questo volantino qui in giro, ci vuole mezz'ora a leggerlo, e qui è spiegato praticamente molto, in modo molto conciso le cose, poi uno può andare a vedere sul sito partesicure.org, eccetera. Però due cose le devo dire, perché la democrazia si fa fino in fondo. Qui siamo, qui sia io che il sindaco, abbiamo la tessera dell'Ampi. I nostri amici, non vorrei che fossero stati loro, arrivati a un certo punto al 45, hanno detto no, è troppo tardi, lasciamo su Mussolini, lasciamo lì, è troppo tardi, non possiamo andare avanti con la resistenza. Non è così, si va avanti finché serve, si va avanti finché serve. E quindi si va a chiarire tutto. Allora, prima cosa, semmai, se è tardi è perché il vice sindaco Cattani è venuto tardi, quindi non è colpa di chi parla di più, scusate, un attimino. Va spiegato anche questo. E intanto comunque, però siccome faccio parte di questa cosa, di questo comitato, e siccome si era parlato anche proprio di viabilità, e quando Mazzoni parla di credibilità, io devo dire che al momento del quando era in campagna elettorale la Rita, alle primarie avevo dato c'era una cosa da fare sulla rotonda che crea quelle code lunghissime. Tu mi hai detto che invece no, risolviamo qui e là. Allora, quanto credibilità? Io ieri ho contato 100 macchine fino ad Annunziata, quindi, e se voi ce n'era ancora, cioè, infatti sono fatti. No, ma capisci, è andata male, cioè, allora tanto, guarda, qui c'è un progetto, qui c'è un progetto, te lo regalo, questo qui è un modo per evitare le code, tienilo, ti serve, non lo capisci tu, allora lo diamo al sindaco, va bene, no, va bene, noi non è proprio, qui intanto però, allora andiamo però al sodo, perché il problema è questo, che si comincia a parlare di marciapiedi e non si tiene conto di una cosa che potrebbe portare tranquillamente, potrebbe portare, qualcuno dice porterà, io sono sempre convinto che il terzo valico si fermi, potrebbe portare ad un calo di valore degli appartamenti di Spinetta che globalmente potrebbe valere 200 milioni di euro, grosso modo. Quindi anche poi chi deve prendere le tasse sui valori delle case dovrebbe preoccuparsi di un calo di valore di questo tipo. Quindi questo è quello che potrebbe succedere. Poi, il sindaco ha detto in consiglio comunale coinvolgeremo i cittadini, bene, grazie, le modalità però se permette, se vuoi coinvolgere i cittadini se li servono i cittadini, non puoi dire ti coinvolgo e poi dopo no, scegliamo noi. Intanto prima cosa, le cave preesistenti se ne sono, c'è controllata una cava su oltre 80 prese in considerazione, in quella cava lì si sono trovati dei rifiuti. Allora io dico, è difficile che su 80 cave l'unica fosse quella lì, è probabile ci sono anche delle altre, veramente le voci, Radio Serva, non solo Serva, dice che quella, andiamo sul sicuro su alcune cave, e poi un'altra cosa, no, bisogna fare i sondaggi sicuramente, però i sondaggi, se permetti, se coinvolgi i cittadini, Rita, allora i sondaggi li stabiliamo noi, dove, quanti sondaggi e dove farli, lo decidiamo noi, per favore, non lo stabilisce qualcuno che dice faccio uno, due sondaggi, c'è da farne 40, 50, 200, se ne fanno 200, perché le falde acquifere che ci sono sotto è un problema nostro, perché l'acqua del rubinetto dipende da quelle falde acquifere lì, allora se le difendiamo noi la falda acquifera. Ciao, hai ragione Rita, da questo punto di vista sono d'accordo con te. E gli acquedotti in amianto vanno sistemati, sono d'accordissimo prima ancora. No, Rita, lo sai perfettamente, non c'è nessun problema. Va bene, andiamo allora per l'ordine. Quindi, poi una cosa, quando dici mi fido di ARPA, va bene Marita, attenzione, anch'io mi fido di ARPA, però ARPA quali forze ha?
quella cava lì Castello Ormellino, perché io sono uno che studia, sono uno statistico, quindi studia. Allora, se sono andato a vedere poi diverse cose, cosa è successo nella cava di Castello Ormellino? Che adesso è stato fatto un controllo in mezzo, è stato trovato subito dei rifiuti. Però sul giornale di Tortona del 2008 è riportato, ce l'ho da qualche parte, comunque è in giro sta cosa qui, è riportato un articolo che parla di un controllo fatto nel 2008 da ARPA di Tortona che non ha dato esito positivo. Allora, momentino, allora ARPA non è riuscito a trovare i rifiuti, adesso al primo colpo ha trovato i rifiuti. Allora, momentino, capiamoci bene, noi siamo convinti che ARPA faccia bene, ma in realtà nelle intenzioni di fatto non può fare bene perché non ha le risorse, e non sono i 300.000 euro, capisci? È una cosa ridicola per i controlli che andrebbero fatti, ci vuole ben altro. Adesso ti spiego perché. Perché sotto c'è un enorme problema che chi lo legge qua lo troverà, ma adesso bisogna dire due cose. Sul Terzo Valico ci sono quattro tipi di inquinamento, di pericoli. Perché è la prima volta che lo smarino della terra da scavo fa tanta strada. Prima, quando si faceva un'autostrada, quando si fa un'autostrada, si fa il buco e poi un terrapieno, buco terrapieno, viadotto, e lo smarino finisce nel terrapieno subito lì. Quindi la strada che fa lo smarino è poca roba. Adesso invece lo smarino ti fa 30, 40, 50 km e si creano dei problemi grossi. Primo, l'amianto lo porti a spasso. E quindi quando avrai un camion di quelle lì, tu sei dice, cazzo, vuole fare lì c'è l'amianto. Non ne sa, prima roba. E sarà un problema enorme, prima. Seconda cosa, gli schiumogeni, lì ci sarebbe un piccolo problema, ma tralasciamo. C'è un altro grosso fatto, che la mafia dei rifiuti, quelli che hanno i rifiuti da ficcare da qualche parte, che andavano fino a in campagna, lo racconterò anche qui, io avevo un amico carissimo, andavamo un tennis insieme, che siccome aveva il vizio del gioco, faceva dei viaggi in campagna, purtroppo non la può raccontare perché è morto per un tumore piuttosto giovane, secondo il medico anche per queste questioni qui. Loro partivano pagati benissimo, lui partiva pagato benissimo, andava fino in campagna, di notte scavavano, facevano il buco, sversavano e ricoprivano nella notte. Qui invece, in questo caso qui, è la Mecca per loro, è un'occasione d'oro. Perché? Perché i buchi ci sono già fatti, arriva il materiale e ogni quarto d'ora arriva un camion dal Terzo Valico per ricoprirlo. E quindi è semplicissimo. Quindi allora ci sono due tipi di inquinamento in più, che le cave siano già piene di roba. E quando uno mi dice bisogna coprire i buchi, io sono sospetto, nel sospetto, ma perché lo vuoi coprire quel buco? Fammi prima vedere cosa c'è sotto, prima di coprirlo. Io non ho la tua fretta di coprire quel buco, voglio prima sapere cosa c'è sotto. Quindi noi chiediamo che tutte le 80 cave vengano tutte controllate bene, perché le falde sono tutte le nostre. Adesso qui è sparita l'immagine, però comunque c'è un'unica grande riserva, chi può leggere lo capisce, che riguarda non solamente Alessandria, ecco perché qui c'è gente non di Spinetta, ma riguarda mezzo Piemonte, riguarda tutti gli astigiani che verranno a questo punto, verranno, perché facciamo un incontro ad Asti per queste cose qui, ad Acqui già arriva l'acqua da qui, a Tortona arriverà l'acqua da qui, a Sale già arriva l'acqua da qui, questo è il problema che c'è. Quindi questa cosa qui, questa base qui la dobbiamo difendere noi, non possiamo giocarcela in questo modo qui. Bene, il fatto è che se io voglio controllare l'amianto, Cofano, se io voglio controllare l'amianto non ha l'intelligenza di nascondersi, è lì, se c'è lo becco, in qualche modo, in fotografia è difficile, però comunque se c'è lo becco. Però la mafia dei rifiuti ha i soldi e l'intelligenza per nascondere tutto, chiaramente. Allora io che tipo di controllo devo fare? Faccio un controllo a campione o faccio un controllo esaustivo? Se c'è una volontà criminale, se c'è solo il controllo esaustivo, non il controllo a campione, voi se andate in banca vi controllano a tutti quando entrate, non uno ogni 10.000, ogni 100, anche ogni 10, perché se ne controllassero uno ogni 10, tutti i mesi svaliscono quella banca.
e quindi tutti vanno controllati, tutti i camion vanno controllati. Finché non te lo dicevo, Rita, questa cosa qui, non ve lo segnalate neanche, i signori di Cosi che poi fanno tanti burbi, che dicono tante cose, di queste cose qui non hanno mai parlato. Dobbiamo arrivare noi, anni dopo, il progetto, a spiegare queste cose qui. È certo, è proprio quello che dico, allora costa esattamente il triplo perché il terzo valico, allora sì, il terzo valico viene a costare tre volte tanto, il vero, allora si a sentire il vero controllo, se si fa il vero controllo il costo del terzo valico raddoppia, ecco qual è il problema, voi volete sopravvivere in questo modo facendo pagare ai cittadini con lo soldo dei cittadini, si vergogni, si vergogni. Vattene! Vattene! È un provocatore! Ma che cosa devo mentire? È lui che la provoca! Allora, insomma, devo finire! Devo finire! Il vero problema! Dai, siamo lì! Sì, allora! Allora, parlando di questo, col sindaco, davanti all'ufficio del sindaco, davanti a lì, davanti al suo ufficio, ho detto l'unico modo è che ci siano due persone sedute vicino all'autista per ogni camion. Vado io! No, a te non ci vogliamo! Ma capiamo noi, cazzo, la gente come voglio mettere in galera! Questo non va. Allora, il vero costo del terzo valico è molto più elevato. È molto più elevato il vero costo del terzo valico. Questa è la ragione per cui si è nascosto tutto. Nel 96 le cita un progetto che prevedeva delle navi che al massimo pescavano 12 metri. Se c'entra, pescavano 12 metri, allora il porto di Voltri ha un pescaggio di 15 metri, adesso nel frattempo le navi sono triplicate, non rompere i coglioni, le navi sono triplicate. Allora, le navi adesso pescano molto di più, dentro il porto di Voltri non ci possono entrare, andranno a Savona, metà del traffico di Genova andrà a finire a Savona, questo è il problema, di conseguenza il terzo valico non serve un accidente di niente, l'unica cosa che serve del terzo valico è il movimento terzo, scusi reverendo. Basta, no, basta, la verità deve venire fuori. No, guardi, allora, ragione. Allora, finché dico un'altra falsità, e non è la Chiesa, se dico la verità io, questa è la Chiesa. Grazie. No, 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 no,
Scusate, cerchiamo di rilassarci un attimo. Ho capito, sono io, infiammato. Tino, quando sei pronto parlo io. Dunque, io sono Maurizio Fava, ho due sfortune nella vita, risiedo Novi e pago la Tasi, la Tari ad Alessandria, per cui sono qui in doppia funzione, un po' come Sanita prima che era sfigato ad Arquata e ad Alessandria. Una volta, fino a 5 minuti fa, ero anche una persona seria, ma mi ha squalificato il signor Mazzoni adesso, per cui dice che non sono serio. Ti sei alzato per fare la foto? Ma se è 6 ore che fanno foto tutti, io faccio una foto, non va bene. Mazzoni, stai zitto! Mazzoni. Ma dimmi Teo, devi sempre io ti sto parlando e non ti ho mai interrotto nella tua vita. Lasciami parlare, perché no, hai sbagliato. Allora, invece io porto solidarietà a Rita Rossa, che questa sera ha difeso l'onore e l'onorabilità dei politici, che non necessariamente, io lo faccio anche nei tribunali. Stamattina avevo un'udienza al tribunale di Alessandria contro la segretaria del PD di Novi, che ha detto che avevo rubato perché ero socialista, no, per tua informazione, no? Abbiamo un passato, poi qualcuno cambia idea, perché cambiare idea è una cosa bella, ma in ogni caso no, non necessariamente. Resta il fatto che io stasera vado a casa un po' preoccupato, perché ho scoperto che il mio sindaco mi ha raccontato delle balle, il mio sindaco di Novi, oppure mi ha raccontato delle balle il mio sindaco di Alessandria, perché siccome si contraddicono, a Novi ci hanno detto che fino ad oggi non è arrivato un metro cubo di niente di smarino dal Terzo Valico, invece tu stasera hai detto che ci sta già arrivando. Hanno cominciato a scavare la Castagnola, no? A scavare hanno cominciato, però a Novi non, ufficialmente non era ancora arrivato niente, invece scopro da te che è arrivato, e va bene, ne prendo atto. Evidentemente c'è una contraddizione, sentitevi e mettetevi d'accordo, perlomeno a dire le stesse cose. Io mi preoccupo per due parole che qui stasera ho sentito poco. Una parola è controllo e una parola è responsabilità. Per quanto riguarda la responsabilità, stiamo quasi risolvendo il problema, perché guardate, la responsabilità è quella cosa che si rimbalza da uno all'altro e poi alla fine non è mai responsabile nessuno. Siccome stiamo accentrando in poche persone, e prima o poi ne arriverà una sola, tutti i poteri, arriverà il momento in cui quel povero Cristo, che sarà presidente della provincia e sindaco e presidente della regione insieme, non potrà più dire è la regione che non fa i controlli, è la provincia che non fa i controlli, è il comune che non fa i controlli. Essendo la stessa persona avremo risolto il problema. Al momento non è ancora così, per cui sentiamo ancora questo tipo di discorsi. La regione non tiene conto di riserve idriche di acqua potabile per le prossime 50 generazioni nei suoi progetti di smaltimento di rifiuti del Terzo Valico e anche altri. Attenzione, noi stasera abbiamo parlato tanto di Terzo Valico, ma quando poi c'è una cava aperta da chiudere ci finisce anche roba che non è del Terzo Valico, che sia chiaro. Un'altra cosa, ho sentito parlare di controlli che non sono stati fatti e che ci sarebbero, mi sembra, poi adesso ho la registrazione, poi me la risento, non vorrei dire scemate, ma ci sono già un sacco di rifiuti nel nostro sottosuolo, mi sembra di aver capito all'incirca una cosa del genere, no? No, ma c'ho la registrazione e poi la vado a vedere. Se non è così faccio già ammenda in partenza. Se invece fosse così e tu sai qualcosa, ti invito ad andare in procura a segnalarlo, perché se ci sono già dei veleni, che ne so, adesso dico una scemata, ma se sotto un albergo qui a Spinetta ci fossero dei veleni, bisognerebbe andare a vedere, fare dei carotaggi e scoprire se ci sono.
Il, detto questo, stiamo al discorso della responsabilità. La responsabilità dovrebbe esserci, perché prendere le decisioni di cui poi non si risponde mai è abbastanza facile, ma poi si lascia nelle braghe di tela o anche peggio gli altri cittadini, oppure i figli di questi cittadini o i nipoti di questi cittadini. Qui stiamo parlando di potenziale inquinamento di falde idriche e non ci sono solo i nipoti in ballo, ci sono i nipoti dei nipoti, eccetera, eccetera, perché quando poi l'acqua fosse inquinata da un percolamento dalla superficie verso la profondità, e fino a quando non mi smentiscono la legge di gravità, penso che succederà una cosa del genere, cioè se io lo schiumogeno che tu hai citato lo metto un metro più su, un metro più giù, mi cambia poco se poi mi filtra giù di sotto. Mi spiego, ci sono in questa provincia un sacco di pozzi passanti che già bucano i vari strati rocciosi tra una falda e l'altra, e da questi buchi potenzialmente potrebbero scendere i veleni. Se io non ce li metto i veleni sto più tranquillo, e sono più tranquillo per la mia salute, eccetera, eccetera. Responsabilità. L'ambiente, se non vado errato, ma anche qui potrei sbagliare, è di competenza provinciale. Giusto? La salute è di competenza comunale. La massima autorità in un comune, in ambito sanitario, è il sindaco. Qui siamo a Spinetta e abbiamo la fortuna di avere un sindaco presidente della provincia. Benissimo, la salute e l'ambiente, ti chiediamo di tutelarli e di usare quel principio che a Salerno nel 1200 è diventato un cardine della medicina moderna: prevenire è meglio che curare. Ora parla dei buchi, dei marciapiedi, di accoltelli. E poi ci facciamo l'applauso. Io ti dico che faccia quello che devo dire, io non ti metto neanche la mano a va bene. Buonasera, mi chiamo Bonafè, volevo invitarla, il giorno 19 ci sarà una riunione a Cristo, visto che lei è una persona disponibile al confronto con i cittadini, se vuole venire a spiegare le stesse cose che sono state spiegate stasera al Cristo, il giorno 19 alle 9, gli diremo di preciso la sede, che stiamo contrattando 2 o 3 posti, e ci farebbe piacere che venisse a confrontarci e a spiegare alle persone qualche anno nella nostra città. La ringraziamo. Tutto sommato, in conclusione, mi pare che qualcosa sia venuto fuori. La nostra intenzione era quella di partire con la viabilità, poi siamo arrivati alle case, siamo arrivati a problema faranno le loro considerazioni, diranno le sue. Comunque noi andiamo fino allo studio la lettera il piano